Aspetta. Buonasera, 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 buonasera. Ciao Maurone Zingarelli, come stai? Non ci vediamo da Ciao. tanto, fra l'altro, Maurone Zingarelli. Facciamo finta che non ci vediamo tipo da tantissimo invece che da sì e no un'oretta. Chi c'è, Mauro, stasera? Che problema c'hai? A cosa stai pensando? Ragazzi, aspettate, adesso Mauro fra un attimo torno operativo, il tempo che si riavvia il cervello, datti tu botta la testa, magari te si riavvia. Che Ok, eccomi qui. E succede, Mauro? niente, mi avevi chiesto subito prima di andare in live, abbassa il microfono che è troppo alto, ma io non l'ho Ce fatto. l'avevi qua, non avevo notato che ce l'avevi qua e parlavi normale, non appena te la sei messo E davanti ho quindi sentito... Quindi non volevo abbassa il spaccare le microfono. orecchie dei nostri utenti e quindi ho Buonasera. cercato Buonasera, di evitare. Buonasera ragazzi, buonasera. Bonsoir. come state? Come state? Lunedì sera, come live hanno fatto, ma stasera ho attivato la grafica giusta? Sì, ma stasera non si parla di come live è stata fatta qualcosa, di come cazzo è stata fatta qualcosa, ma sì, ragazzi, Mauro è in ritardo, c'ha un piccolo delay di audio e credo che sia dovuto alla sua camera. Ce l'hai sempre avuto, Mauro, un micro ritardo, un micro fuori Cos'è? È sync? ritardo la voce rispetto al video o il video rispetto alla voce? Cioè, cos'è che arriva dopo? E il video Ok. leggermente, cioè, ma proprio poco, 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 poco. È sempre stato così. È tipo un anno che è così, gli arriva un poco dopo. In chat lo dicono per un po', poi si rompono le palle e tiriamo dritto. Mauro è sempre in ritardo, dice Dibina. Esatto. Ma proprio di pochissimo, quindi non impazzire più di tanto prima che poi il tuo computer si emoziona e si blocca, come è già successo altre volte. Quindi, ragazzi, allora, lunedì sera siamo qua. Stasera facciamo una tier list. Dice, ma perché una tier list? Che palle tier list? No. Non è vero, anche perché questa sera parliamo dei film che stiamo attendendo. Io vi ricordo, ragazzi, che stanno cominciando a uscire tutti i film che si accumulano dall'inizio del Covid. Quindi c'è sto mondo e quell'altro pronto lì che deve uscire. Ce ne abbiamo un paio che sono stati rimandati e alcuni nuovi, e stasera capiremo quali non vediamo l'ora di vedere tutti quanti insieme, oltre che me e Mauro personalmente, e quali invece non ce ne fottono cazzo, perché ci sono anche quelli di cui non ce ne fottono cazzo, ce ne sono parecchi. Ma prima di questo volevo ricordarvi un paio di cose, perché questa domenica, per esempio, ieri non ci siamo visti col Quasi Quiz come ogni domenica, perché c'è stata la partita dell'Italia, di cui a me personalmente è fregato poco e niente. Non so, Mauro, a te quanto sei tifoso di calcio. Io sono un tifoso di calcio molto tiepido, nel senso che lo racconto sempre, è stata una delle prime dei miei primi hobby a saltare quando ho iniziato ad avere meno tempo, però in realtà a me calcio piace e ci gioco e lo seguivo e quindi io in realtà sono stato Quindi sei stato lì a abbastanza tifare? Beh, sì, a voglia, mi sono visto pure le partite, quelle, cioè mi No. sono visto pure un paio di partite non dell'Italia, Ok, no, quando ho potuto. il calcio non fa per me. Comunque sono molto felice, ovviamente, che l'Italia ha riportato a casa la Coppa degli Europei, ma non vi nascondo che ne sono ancora più felice perché hanno perso gli inglesi, che io personalmente fra Wow. francesi e inglesi non so con chi me la devo pigliare di più. E con gli inglesi in particolar modo. Fra l'altro, volevo dare la coppa in realtà come genio dell'anno al tizio che si è fatto il tatuaggio sulla gamba con Coppa Euro 2020 un paio di giorni prima, se non mi ricordo male, 1 o 2 giorni Eh prima sì, della lì è stato partita. bravo. Ma perché è stato veramente il genio dell'anno? Per un semplice motivo, perché lui ha dichiarato: se ci vado dopo che vinciamo la partita, se ci vado dopo, ci sarà un sacco di traffico, un sacco di gente, dovrò fare la fila e sicuramente i tatuatori faranno pagare questo tipo di tatuaggio di più. Io Bravo. invece, che sono intelligente, ci vado prima e adesso c'hai un tatuaggio assolutamente inutile sulla gamba.
coglione. Complimenti. Questo ti giuro mi ha fatto veramente veramente tanto ridere. Un genio, genio dell'anno io direi, ragazzi. A questo tizio, genio dell'anno. Fra l'altro la foto di questo genio impera sui social insieme al meme di un giocatore, perdonatemi l'ignoranza, non so chi sia, che tira la maglietta a un altro giocatore. Beh, che perdonatemi sempre l'ignoranza, Chiellini, non so chi è sia. È il capitano, Giorgione. Ciao Chiellini, ti vogliamo bene. E con tutto il rispetto, io non seguo il calcio, quindi non ho idea di chi sia. Io l'unico giocatore di calcio che conosco è Totti, basta. Io conosco neanche solo Del Piero. Lui. Del Piero sì, Del Piero sì, ma perché fa la pubblicità dell'acqua, quindi te lo ritrovi ogni tanto in televisione. Però ai tempi, quando ero ragazzino io, c'era Totò Schillaci e vabbè, Roberto Baggio e vabbè. Fine. Adesso degli ultimi anni, degli povero ultimi Saka, anni, lui voleva solo andare via e invece Chiellini l'ha preso, gli ha detto no. Però quel meme mi fa molto ridere perché lo stanno mettendo praticamente da tutte le parti, lo stanno buttando dovunque, su ogni cosa. No, a me la cosa che fa più ridere di questi europei rimane il fatto che noi passiamo tutta quanta la nostra vita di italiani a dire non è vero che gesticoliamo così tanto, è uno stereotipo stupido, non lo facciamo, ma che significa, nessuno fa così, ma che cosa, è una cosa stupida, non lo fa nessuno. E invece fa riderissimo guardare tutti quanti i reel su Instagram dei calciatori italiani che non fanno altro che fare questo, perché effettivamente è vero, ragazzi. Esatto. È impressionante la quantità di volte in cui i giocatori italiani si rivolgono all'arbitro così. Però posso dire una cosa? Spendiamo un paio di minuti per questa questione del calcio. Cioè, ripeto, io non lo seguo, però è un evento importante, una cosa importante, quindi è giusto festeggiare e fare i nostri auguri soprattutto ai ragazzi della squadra che si rompono il deretano per arrivare a permettere alle persone di festeggiare, quindi è giustissimo. A me fa riderissimo Immobile, per esempio. Immobile è bravissimo a fare questa cosa. Cioè, però quello che sbagliano le persone all'estero quando ci prendono per il culo su questa cosa dei gesti è che fanno questo, noi non facciamo questo, noi facciamo questo e questo, ma è questo che li fotte, cioè quello che è questo unito a un gesto io spesso faccio esatto. Giustamente, come dice Oci 99, ragazzi, i gesti e le espressioni sono linguaggio universale. Senza sapere una parola di italiano, capisci cosa vogliamo dire. È vero. Ma io non è che, come dire, non c'è, diciamo che le... Io sono molto orgoglioso. Le azioni mimate dei calciatori, diciamo, sono abbastanza ridondanti, né? Sono molto varie, però insomma. Le spallucce, sì, ragazzi, c'è questo. Non ha niente a che, cioè, non serve a niente senza questo. Esatto. E senza un mento, cioè se la mano va qui, il mento deve andare fuori, e quello è il discorso. Vabbè, ma comunque, quindi siamo contenti di questa cosa. C'è gente che lo è stata di più, a Roma lo sono stati tantissimo. Stamattina a Roma deserta se n'è accorta. Fra l'altro è successo pure, però raga, allora aspetta, io adesso cito due cose. Ragazzi tifosi, che qua siete in tanti sicuramente, è bello festeggiare, ma non è bello fare cazzate. Tipo, c'è stato un genio all'altare della patria che ha scavalcato l'altare della patria perché voleva andare verso la statua e si è ritrovato ovviamente uno dei due piantoni, che là ci sono due poveretti che sorvegliano giorno e notte l'altare della patria, che ovviamente gli ha puntato l'arma contro, perché questo, come cazzo ti viene in mente di fare una cosa del genere? O come la gente che per festeggiare e divertirsi prende a calci, perché ho visto dei video che è successo, prende a calci i driver, i rider sugli scooter. Bravi. Ma porca puttana, cioè, e che cazzo, come tante altre cose, come distruggono a volte le città, danno fuoco alle cose, menano la gente. Quello non è festeggiare uno sport, quello è che vi meritate, non sto parlando in chat, dico in generale, vi meritate che vi chiudono gli stadi davanti la faccia. Scusate, questa è una cosa molto personale,
meglio, non mi piace il calcio, ma amo le manifestazioni sportive. Sono, mi diverto tantissimo agli internazionali di tennis, dove andiamo praticamente ogni anno, e si può festeggiare, si può amare lo sport, si può amare una squadra o in particolare un giocatore senza per forza dover spaccare la minchia agli altri o distruggere cose che ci sono in giro per strada, perché in quel modo non si sta dimostrando di essere tifosi o amanti di uno sport, si sa, si dimostra solo di essere dei grandissimi celebrolesi. Vabbè, e non ma è quello bello. Purtroppo è, nel senso, è una brutta costante dell'essere umano che riesce a trasformare qualsiasi però, secondo celebrazione. Me, io adesso non voglio fare il salvatore del mondo, però secondo me queste cose ogni tanto devono essere ripetute, e soprattutto dovrebbero essere ripetute, secondo me, anche da calciatori, da gente che guadagna, lavora e vive di sport, perché sono quelli che almeno si spera sta gente ascolti. Quindi purtroppo, come dice Domenski, purtroppo i strunzi ci sono sempre, questo lo sappiamo, ma meno sono e meglio è. Comunque ragazzi, chiudiamo sta parentesi calcistica, è stato bello, vediamo poi i mondiali, le cose, gli altri europei, eccetera eccetera. Quindi ritorniamo a noi, Slim Dogs, siamo qua questa sera per la tier list dei film in uscita. Poi vi ricordo che domani, che è martedì, dalle 16 alle 18 ci saremo io e Marco Cioni con Editing and Chill, dove oltre a editare abbiamo la puntata di Come Cazzo Hanno Fatto, che andrà questo venerdì, che dobbiamo finire di editare, vi daremo probabilmente altre news riguardo al progetto che partirà a settembre, che porterà a settembre, ottobre e novembre. Praticamente è un progetto pazzesco, per cui qua sopra c'è un sub goal, ormai avete idea di che cosa si tratta, però ve lo dico velocemente. Questo progetto è praticamente la realizzazione di un cortometraggio interamente online. Cosa significa interamente online? Ovviamente il cortometraggio lo gireremo noi, lo gireremo su delle location che scegliamo noi, eccetera eccetera, ma tutto il processo dalla pre-produzione, quindi dall'ideazione della storia, la sceneggiatura e poi lo spoglio della sceneggiatura e quindi sopralluoghi e quindi tutto quello che ne concerne, fino alla produzione, addirittura alla post-produzione, sarà tutto mandato online, ovviamente in maniera organizzata online. Quindi non sarà una live, ma saranno più di una, ci saranno diversi appuntamenti che tematici, questa roba che durerà da ottobre a novembre, per poi alla fine tirare fuori quello che è il prodotto finito praticamente poco prima di Natale. Quindi un progetto, quello che sarà bello è, da parte vostra, lo spero per voi, è assistere poi l'atto pratico a tutte quelle cose di cui parliamo da tanto tempo, perché esatto, da quando siamo, insomma, su YouTube, su Twitch, eccetera eccetera, ci sono un sacco di persone che si sono avvicinate a noi, hanno visto, ci hanno sentito parlare di come si fanno i film, e la speranza è quella di farvelo anche vedere, di farvi assistere a le sessioni di scrittura, le sessioni di preproduzione, esatto, le sessioni sul set, come funziona, quanto bisogna stare attenti e tutta quella serie non di cose, solo, ma anche come si gestiscono gli eventuali budget. Perché una cosa che per esempio molte persone si chiedono è: ok, abbiamo visto questa cosa, ma quanto costa? Come viene gestito il budget? Come si sceglie di spendere per una cosa piuttosto che un'altra, ragazzi? Perché un cortometraggio, come ovviamente i film, ma anche i cortometraggi non si fanno gratis. Ci sono dei cortometraggi che possono avere, cioè, nel senso, le cose si devono comprare, le persone che lavorano si devono pagare, eccetera eccetera. Quindi tutto il budget pure come verrà stabilito. E a proposito di budget, ovviamente è un progetto che ha bisogno tremendamente di un supporto. Slim Dogs si impegnerà a fare tutta una serie di cose, anche economicamente, eccetera eccetera, per portare avanti il progetto il più possibile. Ma per poterci permettere di fare un progetto fico, oltre che in generale tutta l'operazione è veramente figa, ma per poterci permettere anche di tirare fuori il cortometraggio, cioè il prodotto di per sé è veramente fico, abbiamo bisogno ovviamente anche del vostro supporto. Per questo ci stanno i sub goal. Questo in particolare
tirerà fino alla fine di luglio, fino alla fine di questo mese. Poi vi comunicheremo dove, ci avremo una vacanza estiva e un rientro agli inizi di settembre. Senza spoilervi troppo, vi possiamo dire che si potrà contribuire un po' nella stessa maniera in cui si contribuisce a un Kickstarter. Esatto. Quindi avrete la possibilità di donare, abbonarvi, insomma tutta una serie di cose, sostenere, poi insomma ve lo spiegheremo bene, e a seconda ovviamente del contributo potrete partecipare in una maniera o nell'altra al corto. La cosa fica rispetto al normale Kickstarter è che tu normalmente lanci i soldi a un Kickstarter e poi speri che esca. Invece esatto. In questo caso sarà sotto i vostri occhi la realizzazione di questa cosa piano piano. Quello che vi diremo nelle varie live, soprattutto, ripeto, daremo delle notizie in giro nei vari format, ma ne parleremo un po' di più in quelle di pomeriggio, perché oltre a montare chiacchieriamo pure un botto, e anche come voi in chat e soprattutto i nostri abbonati avrete modo di partecipare a questa cosa, perché sennò ragazzi, se non partecipate voi è inutile che famo tutta sta roba online. Che cazzo famo a fare? Famo un cortometraggio e poi mettiamo il backstage da qualche parte. Se lo facciamo online, quindi facciamo tutta una serie di sessioni online, quale sceneggiatura, preproduzione eccetera eccetera, è per avervi, farvi partecipare, per avervi partecipi di questa cosa. Quindi detto questo, ci dovete dare una mano. Assolutamente lo stesso colore oggi la mia maglietta con i miei capelli. Parecchio, parecchio. Poi oggi il, dal vivo il coso, ancora di questo, più. Questo qui è leggermente, dove sta? Eccolo qua. È un colore leggermente più chiaro, però. Poi per chiudere, partiamo, poi andiamo. Aspetta, fammi finire. Mercoledì, questo mercoledì c'è Opinioni Pericolose, ragazzi. Ricomincia, ritorna il format del sangue qui su questo canale. Questo mercoledì si parla anche di Batman, ragazzi. Quindi, per quello che vi posso dire, si parla anche di Batman. Venerdì, come cazzo hanno fatto? Ci sono tre film. Chi sta con Pazzeschi, noi, chi ragazzi. Ci segue nelle live di pomeriggio sa già un film. Io ne dico un altro. Ragazzi, Mauro Zingarelli ci ha raccontato anche Storielle di Psycho. Psycho, film di Alfred Hitchcock. Pazzesco. Del 1900, Mauro ti ricordi, 1960. E poi niente, poi venerdì di nuovo Editing and Chill e domenica chiudiamo con, come al solito, con il Quasi Quiz. Quindi stasera andiamo, cominciamo tier list. Quindi Mauro, io adesso vado dove c'ho la tier list, che è qua. Allora ragazzi, i film in questione sono quelli che abbiamo qui per adesso. Sono No Time to Die, 007, film che è stato rinviato più e più volte, lo sapete, fino a ancora non è uscito. Dune, esatto, di Villeneuve. Poi abbiamo Gli Eterni, The Eternals, Fast and Furious 9, Freaks Out, Free Guy, Mission Impossible 7 sostanzialmente, Matrix 4, poi abbiamo un altro che non mi ricordo, sempre Shang-Chi, la leggenda dei 10 anelli. Shang-Chi è la leggenda dei 10 anelli. Poi abbiamo Space Jam 2, Spider-Man No Way Home dovrebbe essere. Poi sì, abbiamo The Suicide Squad, quello girato da James Gunn. Chiamiamolo Suicide Squad 2. Poi abbiamo French Dispatch, giusto? Yes. Top Gun Maverick e West Side Story di Steven Spielberg. Quindi le categorie questa sera, ragazzi, sono un po' particolari, perché non andiamo dalla S fino alla D, ma le categorie sono: imbocchiamo all'anteprima, cioè non vediamo l'ora di andarla a vedere, abbiamo talmente tanto hype che cerchiamo di imboccare all'anteprima. Andiamo, esatto, al primo spettacolo del giorno d'uscita, cioè non vedo l'ora ma non tanto da impazzire per andare all'anteprima. Il giorno in cui esce, semplicemente il giorno in cui esce ce vado, se gliela faccio ce vado. Quando ho tempo vado al cinema, che sarebbe prima o poi ci andrò. E esatto, lo vedo in streaming, cioè tipo chi se ne frega, quando poi me lo ritrovo fra Prime, Netflix, bla bla bla, quello che sta per essere, lo vado a vedere. Dopo questi film, esatto, ragazzi, ne abbiamo altri che vi consiglieremo noi, che magari non stanno in lista. Quindi non cominciate a tirare fuori film: ah, manca questo, manca quello, manca quell'altro, sì, perché per ancora favore, sì, perché
ne mancherebbero talmente tanti, però questi sono quelli, diciamo, che abbiamo isolato da una lista infinita, e poi ce ne sono altri che io e Mauro personalmente vi consiglieremo e vi diremo nel caso dove va, dove va nella nostra tier list. Io, Mauro, se sei d'accordo, in base ai film che abbiamo detto, vorrei aggiungere anche un'altra categoria. Quale categoria? Che chi cazzo se ne frega. Ah, ok, è il nuovo format. Cioè, chi asterisco o se ne frega. Se si sanno, potete dirci anche le date di uscita, assolutamente. Bello. Aggiorneremo piano piano. Sotto. Va bene, dai. Iniziamo. Aspetta subito. Allora. Dovrei averla messa nel posto giusto. No, ho sbagliato come al solito. Allora, aspetta, fammi correggere una cosa. Quando il tempo va dal cinema, l'altro era lo vedo. Ancora non ho capito come funziona questa cosa. In streaming, e poi chi cazzo se ne frega sta in fondo. Chi cazzo. Oh, però deve essere tipo azzurro. Chi cazzo se ne frega, cioè, nel senso. Zio, adesso mi chiedi pure queste cose. Aspetta, vabbè, che cambio il colore. Sì, va bene, azzurro. Dai, chi cazzo se ne frega azzurro. Questo lo so fare. Non so se sei d'accordo con me, Mauro, ma io in chi cazzo se ne frega gli metto immediatamente una cosa, guarda, così se lo levamo davanti. Sì, così pronti subito. Partenza via. Guarda, io ho un'idea, lo faccio, te lo dico, sono sicuro. Vai. Che hai la mia stessa idea. Vediamo se siamo d'accordo. Io in chi cazzo se ne frega fra questi ci metto Spider-Man, tipo immediatamente. Vai, subito. Sei d'accordo? Accordissimo, nel Perfetto. Senso, allora un paio di notizie su Spider-Man, giusto per darvele. Esce il 17 dicembre, quindi ci vuole ancora un po'. La regia di John Watts, quindi è sempre lo stesso regista degli altri due, sempre uguale, eccetera, eccetera. Ah, raga, nel senso, io sono rimasto. Cioè, provaci. Io non. Provaci. No, è che quel film, i primi due erano entrambi neutri, né carne né pesce, cioè né talmente brutti che non vedi l'ora di andarli a vedere, né che li guardi e fai wow, che bello, che bomba, e quindi niente, nel senso io non ho nessun interesse a vedere, cioè li vedrò, ma io li vedo tutti i film alla fine, mi sono visto pure Black Widow al cinema, quindi nel senso nonostante è uscito oggi su Disney Plus. Quindi, però ecco, è quel tipo di film Marvel che a me interessa poco, perché evidentemente è fatto per mantenere un generico status quo di questa storia qui, l'avete sentita mille volte, la riraccontiamo di nuovo e tu ti fai ok, va sì, bene. Poi sono tutti certo, uguali. C'è tutta la questione relativa ai multiversi, ma oddio, forse, ma però... Cioè, ma chi se ne frega? No, non lo so. Io, cioè, è sempre proprio... Io sono d'accordo. Potrebbe... Allora, ma sapete qual è la cosa bella? È che se io fossi un ragazzo con gli occhi grandi e la speranza nel cuore, direi wow, i multiversi, le cose. Ma dato che ormai so come funziona la Marvel, cioè, ne hai visto uno? Questa roba dei multiversi sarà la solita roba buttata lì tanto per dire l'abbiamo fatta, abbiamo messo i multiversi, ci sarà Dr. Octopus che esce fuori e fa ciao col tentacolino, magari ci sta Tobey Maguire che compare in una fotografia, che cose così, ci baseranno tutto il marketing sopra e poi semplicemente sarà uguale a tutti gli altri. Intanto... Poi ecco, ragazzi, se non vedo l'ora di sbagliarmi, ovviamente. Intanto è partito un sondaggio in chat, Giacomo Borias, fra l'altro che salutiamo, che insieme ad Andrea Franzini, come al solito, stanno qua a darci una mano. Ciao Giacomo, ciao Andrea. E votano ovviamente anteprima, al primo spettacolo e il primo giorno, quando tempo ammazza, in streaming. Ammazza, quanta gente è d'accordo con noi? C'è un sacco di gente, molto più di quella che mi aspettavo. Io pensavo serio? Ci mandassero. Sì, pure io. Tutti quanti a fare in culo. Allora, qualcuno ci ha mandato ovviamente a fare in culo, perché figuratevi ragazzi, è sempre una questione di gusti, ci mancherebbe. Però c'è un sacco di gente che sta votando con
in streaming, cioè che lo vedi in streaming. Sì, sì. Io non, quando, se mai capiterà il tempo. Intanto salutiamo, no, vabbè, Marco, io poi realisticamente andrò a vedere al cinema come al solito, ma quello è un altro discorso. No, io cioè se c'è l'anteprima forse sì, ma se gli, ma devo, io devo andare comunque a vedere, no, al cinema, lo devo andare a pagare, no. Ma andiamo avanti. No, questo no. Allora, andiamo avanti. Dove si vota? Sulla chat c'è un quadratino, basta cliccarlo, c'è scritto sondaggio in corso, Spider-Man, basta cliccare, si apre il sondaggio e puoi votare. Io voto pure in streaming, dai. Però già Gigino Polentino Copanino dice, non succede, ma se appare Toby tutti muti. Ma il punto non è quello, io sono certo che, raga, Toby Maguire apparirà. Ma se appare Toby Maguire, però che farà cosa tipo cambia? Ciao, cioè farà, sarà lì e fa... Ciao, non è una roba tipo, okay, in cui appare lui ed è la versione, però, cattiva di se stesso ed è fichissimo, però, ed è una roba mai vista prima. È un token, sarà, cioè, un token di, oh, abbiamo fatto i multiversi. Ma a parte yes, quello, Mauro, ma... l'abbiamo fatto prima della DC, che ci ha messo Michael Keaton che fa Batman nel film di Flash, ma... ci siamo arrivati prima noi. Ma sarà, metti, questo, ricordo. Mauro, metti che c'è Tobey Maguire che invece che starci 5 minuti ce ne sta 20. No, rende tutto, invece... cioè rende un film un capolavoro, perché ci, no, sta, però se ce ne sta 20 è tutta un'altra cosa, perché vuol dire che si sono accollati una roba tipo quella di Spider-Man Into the Spider-Verse, che ha quella roba lì, ha quel... cioè Spider-Man Into the Spider-Verse, col fatto che è un film unico che non si deve accollare nient'altro, eccetera eccetera, può fare tutto quello che gli pare, e spoiler per i primi 20 minuti, può far morire Spider-Man. Pum, pronti, partenza via, Spider-Man è morto, ce ne vuole un altro. E invece andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, altro film, ricominciamo da capo. Quindi questo già l'abbiamo, ce lo siamo giocato qui. No Time to Die 007, Daniel Craig, il regista non mi ricordo chi è, Mauro, assolutamente. Il regista è Cary Fukunaga, ovvero il regista della, della prima stagione di True Detective. Quindi insomma, mica mica pizze, mica cazzi. E quello girato a Matera, ragazzi, ci sono un sacco di scene girate a Matera. E tra l'altro, comunque, la cosa interessante è che tra gli sceneggiatori, Mauro, come, scusa? Spider-Man ha vinto lo streaming, il 48%, il 113% dicono ce lo vediamo in streaming. La cosa interessante è che tra gli sceneggiatori di No Time to Die, oltre ad esserci... vediamo se riesco pure a far vedere un po' delle immagini, dovrei riuscire a far vedere le immagini di No Time to Die. Tu chiacchiera intanto. No, quello che volevo dire, aspettate che cerco di confermare una roba prima che divento, matto. Esatto, volevo confermarlo, però effettivamente è così. Tra gli sceneggiatori di No Time to Die c'è anche la nostra cara amica Phoebe Waller-Bridge, che è la creatrice di Fleabag. Quindi è strano, nel senso, però è una cosa fica. E quindi niente, sono molto molto curioso di vedere che cosa succede, ecco. Allora, aspetta, No Time to Die in uscita. Dove lo mettiamo? In uscita il 30 settembre, intanto, il film. Tecnicamente sì, poi diciamo che c'è il problema che adesso la MGM è stata comprata dalla Data Prime, sì, quindi loro hanno i diritti di tutta la roba di James Bond, chissà dove andrà, no, a finire. Non ce li hanno completamente, il, no, ce li hanno tutti a metà, il, tutta 50, una roba, il 50% ce li ha ancora Barbara Broccoli, che è la storica produttrice di James Bond, quindi dice, raga, non vi preoccupate, perché dura comunque più odiata dai ragazzini. Sì, comunque i broccoli, bravo. Comunque la maggior parte ce l'ho io. Ma guarda, io su 007 sono assolutamente di parte, perché amo i film di 007 da sempre. Quindi io è uno di quelli che lo vado a vedere in anteprima, tipo se è possibile, se c'è l'anteprima me c'è fiondo proprio male, perché è quel tipo di azione che amo, è quel mix fra azione, posti belli, cose strane, personaggi interessanti, ma è sempre... Quindi tu piaciuto. Dici la metti, vado il giorno dell'anteprima, io ce vado pure, l'anteprima, sì, dici. Sì, sì, io sì, io forse personalmente anch'io. Sì. Allora io non in generale su 007, perché 007 c'ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, certo. Però diciamo che Cary Fukunaga mi piace tantissimo, capito. Lui è bravissimo e sono molto curioso di vedere
di vedere cosa ha fatto, perché quando c'è stato Sam Mendes ha fatto delle cose particolari, ecco. Al contrario di quello che dice Arioli, che dice si può Moggia che dice che chiunque ci sia la regia o la sceneggiatura rimane uno 007, non sono d'accordo. Non è per vero. Me 007 è uno di quei pochi franchise che non ha un carattere ben definito. Esatto. E che quindi ce dipende alcuni, molto. C'ha alcuni allora, non carattere, ha alcune cose che sono sempre quelle, cioè c'ha delle, certo, regole, ha una serie di 007. Cliché, però, per esempio, già, esatto, all'interno degli ultimi film, se vi guardate Casino Royale rispetto a Spectre, rispetto filmone a Casino Royale, Casino Royale, no, Casino Royale è fighissimo, però se guardate Casino Royale per esempio rispetto a cosa, come si chiama il primo di Sam Mendes, c'è Skyfall pure è bellissimo. Skyfall è molto diverso secondo me da Casino Royale, anche totalmente, se sono molto simili. Totalmente. Però secondo me Cary Fukunaga è un altro regista molto molto particolare, non vedo l'ora di vedere cosa ha fatto. Praticamente, quindi dai, quelli più brutti di quelli nuovi erano quelli con Pierce Brosnan, che 007, beh, sì, erano brutti veri. Sì, 007 attraversava il suo periodo particolarmente tamarro e anche particolarmente stupido. Io... c'erano delle cose veramente brutte. La chat col 39% dice streaming addirittura. Ma sì, poi c'è quando ho tempo, poi primo spettacolo, primo giorno e anteprima. Io... comunque c'è Chisman che dice senza dubbio un film di spessore, ma non so, un po' come Fast and Furious, sempre buono, che dà la caccia al cattivo e scene mozzafiato. Diciamo che Fast and Furious Marvel hanno un po' drogato il mercato, anche perché, cioè, da dove hanno copiato hanno copiato, allora, diciamo che è un cane che si morde la coda, ovviamente, perché hanno copiato, però... cioè alla fine Mission Impossible copia 007, che però comunque Mission Impossible era basato su un serial televisivo e si copiano a vicenda. Adesso siamo arrivati a questo enorme, questa situazione in cui devono fare sempre un one up, sì, continuo, no? E quindi 007 deve contenere una scena più spettacolare di Mission Impossible, che ne deve contenere una più spettacolare di Fast and Furious, eccetera 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 eccetera. E quindi diciamo che sono d'accordo, il rischio è sempre quello di perdersi dietro agli stunt, però io spero in Cary Fukunaga, perché quindi tu cosa onestamente dici? Io imboccherei all'anteprima subito, cioè proprio immediatamente. Ah, io tra questi ce n'è un altro in cui io imboccherei all'anteprima, quindi io oscillo tra imbocchiamo all'anteprima e andiamo al primo spettacolo il giorno dell'uscita, allora, comunque molto molto in alto. Allora intanto mettiamolo imbocchiamo all'anteprima, poi vediamo se è il caso di spostarlo. Va bene. L'abbiamo messo a imbocchiamolo all'anteprima, perché tutto sommato, Mauro, se ci danno anteprima ci andiamo di corsa. Ah certo, immediatamente. No, però imbocchiamo all'anteprima sta per tutti, nel senso vale anche per chi normalmente non va all'anteprima e stampa, proprio il concetto di fare finta di essere, mm-hmm, che ne so, un giornalista e infilarsi dentro l'anteprima, ecco. Poi Dune di Villeneuve. Allora, Dune bella, di Villeneuve, bella che gatta è da pelare. Uscita il 22 ottobre. E sì, è un adattamento di un romanzo, come ci scrive giustamente Giacomo Boria. Ci sono tutti dentro, non ve li elenco neanche. E niente, questo è. È un'epica quanto incredibile che doveva uscire. Non molto, in realtà. Devo essere onesto, okay, perché io non ho mai letto il romanzo, perché è una di quelle cose un po' come, no, particolarmente pesanti, tra virgolette, non pesanti, ingombranti. La prima versione fece non piacque a nessuno, di chi era? No, di... tu stai parlando della roba di Lynch, io sto parlando del romanzo. Lynch, tipo. No, il prima versione del film, quello di Lynch, non piacque praticamente a nessuno, cioè fu tipo massacrato male. Diciamo che a me Villeneuve piace, mi piace tantissimo Prisoner, Prisoner è una roba inarrivabile secondo me, e 2000, allora, io lo trovo bravissimo, per carità, però tranne Prisoner, Villeneuve non ha ancora fatto un film che mi convincesse in quella maniera in cui esco dalla sala completamente fuori di testa, cioè sia 2040, parlo dei suoi film ad altissimo budget, perché poi i suoi due film preferiti da parte mia sono Prisoner
e Sicario. Sicario, ok. Cioè io Sicario, io sono, molti sono stati annoiati da Sicario, tipo a te non è piaciuto tantissimo. Mi sono annoiato, però visivamente io Sicario visivamente lo adoro, cioè Sicario la trovo una mina atomica. E dei film invece ad altissimo budget che ha fatto 2049 e Blade Runner 2049 e Arrival sì. Non ho, no, mi sono piaciuti, però mi sono piaciuti in quella maniera che esci dalla sala e fai, beh, effettivamente era indubbiamente un buon film. Mm-hmm. Esci dalla sala e fai, Dio santo, urlando, no? Esci dalla sala e fai, sei colto da questo senso di razionale ammirazione. Cioè, se ti lì dici, beh, non si può dire che questo non è un bel film. Però, no? Ma è stata la mia stessa impressione di Sicario. Cioè, non posso dire che è brutto come film, però in generale mi ha annoiato parecchio. Però visivamente è bellissimo, cioè, è comunque un bel film. Io Dune in realtà, cioè, lo attendo perché è di Villeneuve. Beh, il libro non l'ho letto, quindi non... Quale non... film esci dalla sala urlando Dio santo, dai, dice Balu ladro, questo film qui, io sono uscito dalla sala urlando, ragazzi, urlando come Mad un matto. Max Fury Road, non me lo fate ripetere. Io ho cominciato a urlare dentro la sala, sì, e ho continuato, ero devastato. Cioè, io e Martina quando siamo andati a vedere Fury Road... Ma per aria totalmente, cioè, okay, una roba... Ma non ne parliamo. Comunque, Balu ladro dice, no, di quelli lì stanno, sappiamo, non li abbiamo ancora visti, quindi non sappiamo se usciremo urlando. Però diciamo che il discorso quindi è, lo aspetto, però ecco, lo aspetto da, lo vado a vedere il primo giorno. Anch'io. Non da... Il giorno in cui esce. Non il primo spettacolo del giorno dell'uscita, no, il giorno in cui esce. Esatto, il giorno in cui esce, sono d'accordo. Dico, sono proprio... curioso di vedere questo film, ma non vado lì con gli occhi strabuzzati. Per la chat questo guadagna un pochino, perché dallo streaming esce un appena posso, cioè quindi quando buono. Tempo ce vado, no. Io il giorno in cui esce me l'accollo, però sapete perché il giorno in cui esce è anche quello che magari per vari motivi sgarra il giorno dopo, perché magari il giorno vi siete convinti, vabbè, questo quando esce lo voglio vedere, poi magari quella sera c'è una cosa che dovete fare per forza e quindi uno dice, vabbè dai, lo vado a vedere il giorno dopo, quindi se non è il giorno in cui esce è il giorno dopo, si oscilla lì e io sono... assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda Dune. Lo aspetto perché voglio vedere un bel film e con Villeneuve sicuramente vedremo un bel film. Però anch'io non so se uscirò dalla sala impazzendo o solo dicendo... Io ho paura che sia un film troppo pieno con tantissima roba. Quindi chissà. Giustamente Filippo da Corte dice, secondo me invece che il primo giorno la categoria giusta sarebbe il primo weekend. Sì, il concetto è quello, sì, insomma, esatto. Il primo, proprio la prima tornata. Esatto. Andiamo avanti, Giovanni. Andando avanti, allora, che cosa abbiamo andando avanti? Vediamo cosa c'è subito in elenco. Intanto aspetta, perché c'è sta musica e mi sta schioppando il cervello, quindi vado un po' di lo-fi invece che di chill elettronico. Ok, meglio così. In elenco subito dopo abbiamo gli Eterni della Marvel, The Eternals. Beh, su questo aspetta, dico, e faccio un po' di informazioni. Io gli farei fare compagnia a Spider-Man, però andiamo avanti. Allora, no, regia di Cloezao. Esatto. Cloezao. Non ho ancora capito, ragazzi, come si pronuncia. Ciao. Chloe. Ciao. Ciao. Chloe. Chloe. Ciao. Credo ciao perché è cinese. Comunque, vabbè, regista di Nomadland, con cui ci ha vinto l'Oscar, scritto anche da lei e da un certo Patrick Burleigh, che non so che cosa però ha fatto. Cerco un attimo al volo, giusto per capire. Sì. Super Stinky, parliamo di film che escono al cinema, quindi manca Evangelion perché non esce al cinema. Ok, ha scritto Ant-Man, ha scritto tutta una serie di film che non non ha mai fatto nient'altro, quindi diciamo che allora se non fosse per questa cosa, ovvero di... vuoi dire una tua Giovanni? No, io già l'ho detto, per me fa compagnia Spider-Man,
diretto. Anzi, addirittura. Anzi, se proprio ti devo dire, se me li ritrovo tutti e due, piuttosto guardo Spider-Man, ma questa ancora meno. No, sì. No, no, io ho già visto due film di John Watts e so che il terzo sarà identico agli primi due, per quello non ho nessuna voglia di vedere Spider-Man. Invece su questo io non ho le aspettative che hanno gli altri, che dicono oddio Chloe Zhao, tra l'altro grazie per i suggerimenti in chat. Sicuramente farà un film incredibile di spessore perché ha vinto l'Oscar con Nomadland. No, farà il solito film Marvel. Sì. Però l'ha scritto lei, l'ha diretto lei. L'altro sceneggiatore è uno sceneggiatore semi sconosciuto. La Marvel deve lanciarsi in una nuova fase e gli Eterni sono un gruppo abbastanza importante di supereroi in cui si può trovare magari il nuovo volto della Marvel. Diciamo che un minimo, un pelino di speranza ce l'ho, un pelino di speranza di vedere qualcosa di diverso e di inaspettato. Quindi io personalmente lo metterei in quando tempo vado al cinema, ma soprattutto perché la fotografia è fatta dalla stessa persona che ha fatto la fotografia di Nomadland. Nomadland ha una fotografia mondiale e quindi forse io andrei a vederlo al cinema. Proprio perché c'è, dai, Astutilio viene dal mare che dice: ma Eternals sarà collegato a tutto il resto del Marvel Universe? Dal trailer si capiva di sì. C'era una battutina alla fine, eccetera, e si capiva di sì. Secondo me, che non ho detto quando esce. Esce, te lo dico io: esce 13 novembre. E fra l'altro, ragazzi, c'è un budget di 200 milioni, che ormai è il budget base dei film Marvel. Mm-mm. Guarda, io non lo so. Beh, piccola curiosità sul budget, che è alto, ma non è neanche fra i più alti di quelli presenti. Perché, per esempio, No Time to Die, intanto la chat ha detto streaming pure per questo. Intanto, no, ma come? Sì, perché No Time to Die... Tu dove metti, Giovanni? Ah, io te l'ho detto, lo metterei accanto a Spider-Man. Però aspetta, fammi dire sta cosa. No Time to Die ha avuto un budget fra i 250 e i 300 milioni. Però... la cosa divertente di No Time to Die è che in seguito a quello che è successo per il Covid, cioè al rinvio, il budget è leggermente lievitato. Perché? Per via del marketing. Beh, questa fa molto ridere come cosa, perché No Time to Die è produzione Sony, ok? E James Bond in tutti gli ultimi film della Sony ha i cellulari Sony. Siccome sono usciti dei nuovi modelli, hanno dovuto rigirare le scene dove si vede particolarmente il cellulare per dover utilizzare il modello. Esatto, Andy from the Woods lo scrive, per poter utilizzare il modello nuovo. Quindi quello, sì, giustamente, ho fatto anche un video su YouTube all'epoca, se volete sapere tutti i dettagli. C'è un video, se cercate 007 va rigirato per colpa, oppure sul canale YouTube, per colpa Zero Skills, dello YouTube, trovate del telefono. Cioè, hanno dovuto fare alcune robe in CGI per aggiornarli, ma per una questione di contratti proprio, che la Nokia gli faceva il culo. Ragazzi, quindi... manca un'opzione nel voto, perché i sondaggi possono essere fatti solo con 5 categorie, non si può andare più di 5, quindi non me ne frega niente, per voi equivale allo streaming. Pensate che bello 007 con l'Engage. Cioè, capito. Quindi hanno dovuto alzare il budget. Vabbè, comunque torniamo, lo mettiamo a noi. Dai. Allora, gli Eterni, Mauro, eccoci qua. Tu dicevi quando io lo tempo vado al cinema. Posso. Mauro, allora io te lo cedo, lo vedo al cinema quando posso, va bene, tanto io non ce vado al cinema a vedere sto coso, perché quello subito dopo, sai qual è? Qual è il film subito dopo? Toretto, Fast and Furious 9. Mauro Zingarelli, Fast and Furious 9 in uscita, tra l'altro, tra pochissimo, farò 18 vedere, agosto, farò quindi... vedere delle immagini, farò vedere delle immagini. Il prossimissimo in uscita. Io su, allora, facciamo così. Io su Fast and Furious 9 non mi esprimo, perché in realtà c'è un conflitto di interessi, nel senso, deve uscire a brevissimo, come casa hanno fatto, esatto, piccolo spoiler, in cui c'è del Fast and Furious, e quindi non mi posso esprimere. E, vi ricordo solo che esce il 18 agosto e che la regia è di nuovo di Justin Lin, che aveva fatto già il 7, il 5, il 5, 6, il 5, il 6, il 6, il 7, 7 sicuro, mi pare. No, no, il 7 è di James Wan, vero, vero, vero. Esatto.
E Justin Lin ha fatto uno Star Trek nel mezzo intanto, quindi niente, ha fatto anche Tokyo Drift, può essere Justin Lin, credo. Ragazzi, però io... ecco, c'è Toretto contro John Cena, io questo lo vorrei un po' vedere. Fast and questo Furious. Personaggio invisibile, Fast and Furious, John Cena. Giovanni, la lascia a te. Dai, io non, no, raga, non io adoro la saga di Mettilo Fast and Furious. Pare, io adoro la saga di Fast and Furious perché quanto più di ignorante ci possa essere, cioè tamarro fino all'inverosimile. Distrugge le leggi della fisica come se non ci fosse un domani. Ogni volta esagerano sempre di più, arrivando addirittura nel 9 a finire nello spazio. Cioè è proprio una roba talmente fuori di testa, talmente oltre che secondo me è assolutamente immancabile. Allora, non faccio le lotte per l'anteprima, ma per un semplice motivo. Perché Fast and Furious non va visto in anteprima, perché va visto con i tuoi amici, capito? Tu non puoi andare a vedere Fast and Furious in anteprima, dove magari ci sono ospiti particolari, o magari sono le anteprime stampa, dove ci sono i giornalisti, eccetera, che devono scrivere le recensioni. Fast and Furious devi andarlo a vedere. Io lo vado a vedere ogni volta, ragazzi, ogni volta, con Matteo Bruno andiamo a vedere Fast and Furious. Matteo Bruno è un sacco, un grande fan di Fast and Furious. E ci fomentiamo come dei disgraziati. Fast and Furious, vai con i tuoi amici, ti spacchi dalle risate, perché ti spacchi dalle risate, perché vedi le cose più assurde che mente umana può concepire per quanto riguarda stunt che vogliono sembrare seri, ma poi a un certo punto di vista si pigliano un po' per il culo pure loro. E non ci vado in anteprima, ma ci vado il primo giorno. Il primo giorno ci vado. Assolutamente. Io forse no, io ci vado... ci vado quando ho tempo. Comunque io volevo solo andare quindi avanti. Lo posso mettere prima, cioè, mentre tu lo posso mettilo dove andiamo, ti pare. Andiamo al il giorno in cui esce. Va bene, io voglio solo far notare una cosa. Esce. Magari noi italiani non ce ne siamo resi conto, perché da noi la nomenclatura dei Fast and Furious è andata abbastanza normale. Fast and Furious 1, Fast and Furious 2, sì, fino ad arrivare al 9. La nomenclatura in inglese invece, ragazzi, non ha nessun senso. Nel senso, il primo si chiama The Fast and the Furious, il secondo si chiama Too Fast, Too Furious, perché che era un il gioco 2, relativo al 2, ma anche alla parola troppo. Dopodiché il terzo si chiama The Fast and the Furious, Tokyo Drift, e fin qui, diciamo che vanno parte a un cambiamento di stile, però ok. Dopodiché il quarto si chiama Fast and Furious, sì, e basta. Come il primo, ma senza l'articolo perché The. Perché hanno cambiato... Per network, no? Perché comunque... come the social network, che Facebook, sì, Facebook diventa... Levate Facebook il e levano il The. Sì, levate, esatto, il The. Dopodiché, a questo punto, dici, vabbè, ok, il quarto si chiama Fast and Furious, tra l'altro con la E commerciale, molto importante. Dici, vabbè, il quinto come si chiama, allora? Fast il quinto si Furious chiama, ovviamente, Fast Five. Fast Five. E poi c'è, esatto, Fast non sono più non sono più furiosi, sono solo veloci a questo, sì, punto. Il sesto dici, vabbè, ok, quindi come si chiamerà? Fast Six? No, si chiama Fast and Furious Six. Il settimo a questo punto, quindi Giovanni? Fast and Furious 7? Che ne so? Furious 7. Furious 7. Non sono più veloci questa volta, geniale, sono solo geniale, furiosi. Geniale. L'ottavo? F8. No, The Fate of the Furious. The Fate of the Furious. Ah, ma perché che è quello un in gioco cui... di parole sull'8, 8, sì, e quindi The Fate of the Furious. Ed infine quello che deve uscire, che è il nono, che si chiama semplicemente come un tasto della tastiera, ovvero F9. Raga, io vorrei, cioè, conoscere... cioè, il genio del marketing di questa minchiata. Bravi, non ne hanno fatto uno uguale. Giulia 96 dice è un trip, Mick come fai? Dice che l'ottavo si doveva chiamare Fotto. Bravo. Fotto fa ridere. Ragazzi, è un cinema di merda. Io lo ammetto. Quando siamo andati a vedere Hobbs & Shaw, eravamo io, Mauro Zingarelli e altri amici nostri, fra quali Vincenzo Alfieri, che è un regista, fra l'altro ha finito il suo terzo film e stiamo aspettando che prima o poi sapremo quando uscirà, perché è in post-produzione.
E loro siamo usciti dal cinema dove io ero fomentato a bestia, cioè tipo che tamarrata che ho visto. E loro no, perché dice ma questa cosa non ha senso. E io, ma stai vedendo The Rock che precipita da un palazzo? Non deve avere senso, non ci voglio il senso, deve essere solo tamarro. Ecco, andiamo atto. Avanti che siamo a pochissimo. Abbiamo fatto pochissimi film e siamo già ad un'ora di live. No, è che pochissimi ne mancano un botto. Allora, ne mancano un bel po'. Ne mancano un po'. Allora, appunto, metà live. Hai ragione, mi stavo incartando. Subito dopo ce n'è uno, aspetta. Comunque ragazzi, giusto per farvelo sapere, giusto per dirvelo, io ho messo, qua c'ho la pubblicità in questo trailer, eccolo qua. L'ho messo in il giorno in cui esce, va bene? Molti si arrabbieranno perché è accanto a Dune, però è il giorno in cui esce. Poi Mauro, subito dopo, Free Guy. Ce ne abbiamo uno, no, ce ne abbiamo uno. Ah no, Freaks Out. Ce ne abbiamo uno che è per me d'anteprima istantanea, che è Freaks Out. Beh, sì. Ci fosse l'anteprima, cioè ragazzi, probabilmente è uno dei film che attendo di più in assoluto. Assolutamente. Cioè, questo possiamo dire quello che vuoi, quello che vogliamo dire, potete dire in chat quello che vi pare, onestamente, però è assolutamente da anteprima istantanea. Cioè, se poi ti imbuchi male all'anteprima, cerchi di andarci, perché dai, cioè. Perché è un film molto... ovviamente per me personalmente è una cosa anche... cioè un film molto importante per il cinema italiano, quindi ecco, il discorso è anche quello, è la prova che in Italia si può fare un certo tipo di cinema, come dire, pop, un certo tipo di cinema super vicino pop, a... Freaks Out. Pop inteso ovviamente non come, cioè come corto per popolare, perché noi abbiamo un grave problema, abbiamo un senso di colpa artistico, ci sentiamo in colpa a fare le cose troppo divertenti. Mm-hmm. Cioè, se le cose piacciono, se facciamo delle opere d'arte che piacciono troppo al pubblico, pensiamo che siamo dei venduti come quegli altri là, gli americani che fanno le cose coi botti, ecco, Fast and Furious. E niente, quindi io sono molto 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 in attesa. Esce il 28 ottobre, al momento. Quindi dopo l'estate praticamente ci sarà, io credo che a settembre comincerà a partire un marketing di quello pesante, se ci sarà, se non avremo problemi, se ci rimarranno aperte e compagnia bella, esatto. Perché e ragazzi, vediamo. Magari riusciamo ad invitare un certo Gabriele che già a fare un come cazzo hanno fatto, noi gliel'abbiamo buttata lì. Perché lui, quindi... già ragazzi, se avete seguito i Dogscar, cioè la giornata agli Oscar nostra, già ci abbiamo avuto una buona ora abbondante con Gabriele Mainetti, quindi dove è stato bellissimo questo, adesso lo possiamo dire, perché prima nel backstage ho chiesto a Gabriele, gli ho detto: ciao Gabriele, allora a parte parlare del cinema, regia eccetera eccetera, però io ti voglio chiedere Freaks Out, quanto ti posso chiedere Freaks Out? E lui mi ha fatto questo segno: zero. Gli ho detto: ah perfetto, quindi io non ti posso chiedere un cazzo, non di ne parliamo out. Per niente, non ti preoccupare Gabriele, no. Guarda, non ti mettiamo in difficoltà, non ne parliamo per tranquillo, niente, ne parliamo di altro. Sì assolutamente, ne ha parlato lui per fortuna, cioè noi non gli abbiamo, noi gli abbiamo da solo, che tutto il ci tempo. Sono le, c'è la registrazione, c'è la live in diretta, ne ha parlato lui tutto il tempo, e noi infatti, se ci avete fatto caso, ogni volta che lui cominciava a parlare di Freaks Out, zitti. Tanto fuori, di fatto un mega spoiler a un certo punto, poi si è tenuto. Sì, sono stato... sì, noi zitti, vai. Perché vabbè, questo, comunque... questo è mi fiondo in anteprima, Mauro, cioè, ma proprio in direttissima. Io conosco delle persone che l'hanno visto. Sì, perché no. Perché ho un amico che ha lavorato sul set come assistente alla regia, e ho degli amici invece che lavorano nella post-produzione che hanno potuto vedere le copie lavoro perché hanno lavorato alla post-produzione. Quindi mi hanno detto tutti quanti che è una cosa incredibile. Una roba fuori di testa. Io c'era, chi è che c'era che aveva visto i primi 10 minuti? Non mi ricordo chi mi ha detto che aveva visto 10 minuti, ma ha detto: non hai idea, non si può spiegare di quanto è incredibile. Comunque, mettendolo assolutamente, perché anche per la chat il 40% in 51 dico in anteprima, vorrei tanto conoscere quei 12 che lo vogliono vedere in streaming,
Io lo metto addirittura prima, calcolando che più sta a sinistra è più importante, lo metto addirittura prima di 007. Direi che si può fare, cioè prima c'è Freaks Out, perché se mi dessero la possibilità di scegliere, guarda, puoi andare solo a Freaks Out o 007, dove vai? Vado a vedere Freaks Out in anteprima, assolutamente. Per quanto mi riguarda, non so se Mauro è d'accordo, ma credo di sì. Sì, sì, assolutamente. Perfetto. Allora, andiamo quindi avanti con scioltezza, subito. Free Guy, posso parlarne io? Free Guy, devi parlarne tu. Io nel frattempo faccio vedere delle immagini. Vai. Allora, ragazzi, Free Guy è questo film che esce nello specifico l'11 agosto, quindi esce tra pochissimo tecnicamente. E non ho idea se quella sia la data di uscita americana o italiana. Vediamo se lo riesco a recuperare. Uh, 13 agosto 2021, però penso in America. In Italia non so se è già tutte date italiane, dice Giacomo già... Boria. Giacomo Boria dice tutte date italiane. Grazie Giacomo, sei un patato. Per chi non ne ha sentito parlare, Mauro, ci dici anche più o meno che cacchio di sì, film praticamente è. La trama dovrebbe essere quella di seguire la dovrebbe essere Deadpool, perché ormai Ryan Reynolds fa solo varie versioni di Deadpool. Ma lui interpreta un NPC di un videogioco, ovvero un personaggio non giocante, no? Quelli che stanno per strada, GTA, e tu gli vesti con la macchina e loro non se ne accorgono. E il concetto è che loro hanno tutta questa incredibile vita quando i giocatori non giocano, no? È quello il concetto, cioè loro vivono la loro vita. Scusa, mentre Mauro, volevo ringraziare The Gas 77 che ha appena regalato 5 abbonamenti, quindi contribuisce a far salire il sub goal, che sarà totalmente dedicato al progetto di settembre, ottobre, novembre, che è sto cortometraggio, cui ancora sto progetto non c'è il nome, ma prima o poi uscirà e ve lo comunicheremo. Grazie mille. Vai, scusami. Comunque, dicevo, e niente, la storia dovrebbe essere che lui a un certo punto si stanca di essere un personaggio non giocante e si innamora di un personaggio che sta giocando. E quindi di un avatar di qualcuno che sta giocando al gioco. Ora, il punto è che la trama sembra fichissima, è solo che poi guardando il trailer, vedendo le persone coinvolte, mi sembra proprio il generico film che dici concept fighissimo diventa in un attimo Fast and Furious, e a me mi sembra un po' così. Anche guardando il trailer, a me comunque questa estetica non è che mi faccia proprio impazzire, no. In generale, e in generale secondo me è un po'... mi sembra un po' quella roba che era Pixels, che fu sì, quel film bravo. Terribile che uscì a un certo purtroppo, punto, mi dà la stessa impressione. Diretto da chi anche c'era perché... su Pixels, chi c'era? Cioè il regista non era... ricordo, c'è il Taika Waititi però che fa un personaggio. No, sì, ma il regista era... in cosa non ne ho idea, di Pixels non ne ho idea. Non mi ricordo se era Chris Columbus il regista o... Forse sì, forse hai ragione, genere. Era Chris Columbus. Sì, o lui... Però in generale, in questo caso, anche in questo caso una roba del genere, perché il regista aveva diretto il precedente Una notte al museo. Uh-huh. E il problema coi film... che parlano di un universo dei videogiochi e che raramente hanno rispetto, e uso questo termine con moltissime virgolette, per il mondo dei videogiochi, ed usano la scusa di questo film ambientato nel mondo dei videogiochi semplicemente per infilare una serie di cazzate senza senso. Mm-hmm. Cioè è un po' quello il discorso, cioè non è difficilmente c'è quella roba che poi da videogiocatore vai e fai riconosco questa cosa, questa è una citazione a quella cosa, questa è l'altra citazione a quella cosa. È un po' come Jumanji era questo inutile Welcome to the Jungle, questo inutile mappazzone di luoghi comuni sui videogiochi che però la metà erano inesatti e altri erano solo dei cliché. Tu dici vabbè ragazzi, non è così davvero che funziona un videogioco, quando respawni non ricadi davvero dal cielo e non hai il controllo, non ha nessun senso questa roba, ma quando vabbè ok ragazzi, quindi ecco, io non lo, forse questo per me va nella categoria non me ne frega un cazzo, sì. Però accetto di metterlo in lo vedo in streaming, perché forse io anche lo vedrei in potrebbe, streaming potrebbe
Ma solo per Ryan Reynolds, perché giustamente, come dice, sì, potrebbe essere una sorpresa. Come si dice, Chipsman 89, Ryan è adattissimo per questi film, e sono d'accordo, perché lui effettivamente, sia per la sua faccia, per il suo modo di recitare, di esistere in questo tipo di film, ce lo vedo effettivamente tanto, perché è il bravo ragazzo che però può essere anche altro. Quindi se proprio hanno fatto questa cosa, perché effettivamente il plot è interessante, cioè il plot potenzialmente è carino. L'idea di partenza, esatto, interessante, cioè, l'idea di plot partenza... mi sembra un'enorme cacata, perché c'è la solita storia d'amore di lui che si innamora potrebbe essere potenzialmente interessante, però bisogna vedere come viene trattato, ma sappiamo già più o meno come lo tratteremo, come lo tratteranno, e quindi... Io prevedo lo vedo, io lo metto, sì, io lo metto pure, lo vedo in streaming, perché effettivamente quando esce in streaming lo guardo, cioè tipo arriva la notizia che Prime Video lo mette in streaming, dal questo coso esce l'11 agosto, lo metteranno in streaming a settembre, una cosa del genere, e magari come quella sera prima, se non ci abbiamo live, se sono a casa, se lo vedemo, cioè una cosa del genere. Comunque, però Deadpool 3 non si sa niente, come se non si sa niente di tutto il resto delle proprietà Fox che la Disney ha acquisito, perché stanno ancora cercando di capire bene come inserirle all'interno dell'MCU. Se ne parlerà, secondo me, tra un paio d'anni di Deadpool. Sì, anche secondo. Comunque, quindi... Ecco, i Viva la Dirt League, che sono, sì, questi tizi che fanno dei video comici su internet. Loro hanno quello stile che fanno videogiochi nella vita reale, e lo facevano anche Freddy Wong, lo facevano anche Wong i Corridor Digital, esatto, facevano un che hanno quella roba invece. C'era High School Academy, Video Game High School, non so, High School Academy, Video Game High School, che era molto, cioè si vedeva che era fatto da qualcuno che giocava a videogiochi ogni giorno, e quindi dentro c'era tutta quella serie di piccole cose, e tu dici, ah, wow, sì, questa roba è proprio fatta da qualcuno che gioca ai videogiochi ogni però giorno. Però lì non c'era neanche la macchina produttrice cinema che decideva. No, vabbè, in realtà Video Game High School fu fatto su Kickstarter, trovate la prima stagione tutta su YouTube, forse anche la seconda. E dategli un'occhiata, era carino. Se allora, vi piacciono i videogiochi, visto che siamo già a 1 ora e 5 minuti, facciamo un piccolo recap della situazione, di quello che abbiamo parlato finora. Quindi ragazzi, allora questa sera tier list, non so come cazzo si dice, dei prossimi film in uscita, da imbocchiamo all'anteprima fino a chi cazzo se ne frega. E quindi le categorie questa sera sono dal migliore al peggiore, diciamo, e imbocchiamo all'anteprima, cioè ho talmente hype nell'andarlo a vedere che farei di tutto pur di vederlo in anteprima, o andiamo al primo spettacolo del primo giorno, del giorno di uscita, che non me la collo proprio da impazzì per andare all'anteprima, ma non vedo l'ora. Il giorno in cui esce, che è quella subito dopo, che vuol dire lo vado a vedere lo stesso giorno, ma volendo, se lo vedo il giorno dopo non succede niente, magari anche 2 giorni dopo non succede niente. Poi c'è quando tempo vado al cinema, cioè so che è uscito, che ne so, i primi settembre, vabbè, ogni tanto ci do un'occhiata, se c'è ancora al cinema una sera mi viene voglia di andare al cinema, magari ci vado. Lo vedo in streaming e non gli do sti soldi per andarlo a vedere, quando poi esce fra Prime Video, Netflix e quello che sta per essere, magari gli do un'occhiata. E poi c'è l'ultima categoria, che è chi cazzo se ne frega. Al momento abbiamo, imbocchiamo in anteprima, c'è Freaks Out prima di tutti, il film di Mainetti, che è in uscita per ottobre, se non mi ricordo male, esatto, il 28 ottobre. Subito dopo c'è No Time to Die, 007, che è in uscita il 30 settembre. Poi ancora andiamo al primo spettacolo del giorno d'uscita, non c'abbiamo niente. Poi il giorno in cui esce, quindi volendo anche il giorno dopo, abbiamo messo Dune di Villeneuve e Fast and Furious 9, o F9, come dice Mauro, che si chiama in Stati Uniti. In italiano, F9. F9. Quando tempo vado al cinema c'è Gli Eterni. E gliel'ho messo perché Mauro Zingarelli mi ha accollato il giorno in cui esce Fast and Furious 9, perché io sono super in fissa. Lui, quando esatto, tempo andrà al cinema a vedere Gli Eterni, per quanto mi riguarda se ne va a fare in... Lo vedo in streaming, invece Free Guy non ci ispira tantissimo, però l'idea effettivamente interessante. E chi cazzo se ne frega, di comune accordo fra me e Mauro e Zingarelli, se lo merita tutto Spider-Man No Way Home, perché... lo dice già la categoria. Adesso, esatto, Mauro Zingarelli, andiamo parliamo... avanti al volo. Abbiamo il nuovo Mission Impossible 7, di cui quello girato proprio
non c'è ancora un nel titolo. Nel mezzo della, esatto, della pandemia, tutto il casino, il film che ha salvato di fatto il cinema americano, perché... Ragazzi, questo, aspetta Mauro, questo che state vedendo ovviamente non è il trailer ufficiale, perché ancora un trailer ufficiale non c'è, non esiste, sono immagini. Stiamo guardando immagini della nuova saga, esatto, essenzialmente. Esatto. E diciamo che Tom Cruise con la produzione di questo film ha scritto le regole del protocollo Covid da seguire ad Hollywood. Esatto. Cioè, quando l'industria del cinema era ferma e non si sapeva come sarebbe ripartita, lui si è preso la responsabilità di mettersi con un team e scrivere il protocollo delle scene Covid, del girare durante il Covid. E io... Allora, questo film dovrebbe uscire il 25 agosto, che sì, insomma, mi sembra strano, perché dopo domani... Però Fast and Mission Impossible escono sempre d'estate. Mission Impossible escono sempre d'estate, sempre. Ma 25 agosto di quest'anno, forse? Credo di sì. È molto strano, però ok, non voglio dubitare del mio amico Giacomo Boria. Comunque 2022 dice già 73, che forse è più non lo so, non c'è, mi sembra la... più appropriato. Però 25 agosto è l'anno prossimo, perché mi pare un po' troppo. Però 25 agosto di quest'anno non è uscito neanche un trailer, mi sembra davvero strano. No, quindi insomma, il discorso è che io su questo 26 maggio 2022 addirittura Killy 13 spara, vabbè. Boh, vedremo. Comunque il discorso è che io questo lo voglio vedere, perché comunque per quanto ultimamente li trovo un po' ridondanti. Cioè, mi sembrano un po' tutti uguali, ormai li distingui uno dall'altro solamente per lo stunt del film. Sì, ma parte tutto, no, da lead e base in realtà. Cioè. Sì, nel senso la trama è diventata un po' una scusa, mentre nei primi... Comunque la trama un po' te ci faceva credere. Cioè, beh, anche il primo... Terzo, quello con J.J. Abrams. Il primo era fico. Il primo era fighissimo, il primo era un giallo. Il primo era un giallo con di Brian De Palma, il primo bellissimo. Sì, sì, il secondo è di John Woo, quindi è un film a parte. Azione estrema. Il terzo c'ha una trama giusta, il quarto è il terzo quinto, è più una insomma, spy story, è più una spy story però molto personale, tra virgolette, cioè comincia a esaminare la sfera personale di Ethan Hunt, infatti c'è la compagna, le cose, eccetera, ed è un film molto più familiare che la classica cosa di... E regista che era coso, quello di Star Wars, come si chiama? Lost Star Wars. J.J. Abrams. Viene contattato da Tom Cruise perché lui... E intanto grazie Giulia Bonini che ha regalato due abbonamenti. Ciao Giulia, grazie mille. Grazie mille Giulia. Perché Mission Impossible Tom Cruise è produttore esecutivo, cioè è lui che produttore decide fin dal primo. Sì, sì, è lui che decide i registi e tutto. Infatti il primo fu lui a chiamare De Palma, nel secondo fu lui a chiamare John Woo, il terzo fu lui a chiamare J.J. Abrams perché lui era un grandissimo fan della serie Alias, che era tremendamente ispirato al mondo, la serie J.J. Abrams con Jennifer Garner, tremendamente ispirata al mondo di Mission Impossible. E Tom Cruise lo chiamò dicendogli proprio: il lavoro che hai fatto con Alias è pazzesco, ti voglio assolutamente nel progetto di Mission Impossible. E Abrams, con la sua Bad Robots, che è la sua società di produzione, diventa anche coproduttore poi di tutto quanto il progetto. Io li amo, comunque, i film di Mission Impossible. Sono un po' come gli 007 in realtà, un po' più street, tra virgolette, permettimi. Cioè 007 è un'azione che vuole sembrare più elegante. 007 in è inglese e lui è americano, un po' cioè, più street, proprio, un po' più tamarro. Dove lo mettiamo? Perché io lo voglio andare a vedere. Non so, sono indeciso tra il giorno in cui esce e quando tempo vado al cinema. Io il giorno lo voglio sicuramente vedere, ci sto. Per non rompere, per quanto mi riguarda, per non rompere la tradizione, l'equilibrio, il giorno in cui esce. Va io bene, il giorno in cui esce, assolutamente. Fra l'altro, gli altri, almeno quello prima, siamo andati a vederlo insieme il giorno in cui usciva. È vero. Se ti ricordi. Invece la chat qui conferma streaming. Andiamo avanti veloce, che sennò mi sa che non ci arriviamo alla fine. Perché un'ora il prossimo siamo un'ora e un quarto ancora. E abbiamo 45 minuti e stiamo a metà dei film, Giovanni.
Ma sì, ma tanto ci sono due o tre, per cui saremo molto veloci. Allora, ma ragazzi, per questo saremo molto veloci, perché io ho già la mia risposta. Io anche, in realtà. Il prossimo è Matrix 4, ragazzi, di cui qua c'è un trailer, ma io non credo che sia un trailer, no, non ufficiale, il trailer, ci è sono un... solo delle immagini. Sì, sì, è solo un mashup di varie cose. Esatto, quindi abbiamo Matrix 4, dove abbiamo confermato come protagonista Keanu Reeves e Carrie Ann Moss, giusto se non ricordo male. Carrie Ann Moss, ma non c'è tipo Lawrence Fishburne, non ci sono tutta una serie di persone. Non ci sono, e non c'è la coppia completa delle sorelle, no, Wachowski. Mauro, siccome ho bevuto la birra e mi sto pisciando addosso, tu di la tua e io poi arrivo e dico la mia molto veloce. Ti lascio qui un minuto, allora, tanto mi serve. Vai. Allora, il discorso è che non c'è Lily Wachowski, che si è ritirata, ha detto che non gli interessa più fare la regia di film, e quindi c'è solo Lana. E io questo film non vedo l'ora di vederlo, non vedo l'ora, cioè proprio io mi fionderò dentro il cinema, perché io penso che ci sono pochi autori che hanno cambiato il cinema di fantascienza, la maniera in cui l'hanno fatto le Wachowski, e anche se hanno fatto delle cacate in mani, perché Jupiter Ascending penso sia uno dei film più brutti che io abbia mai visto, più brutti, nel senso Jupiter Ascending era inguardabile, io trovo invece Cloud Atlas incredibile, e quindi c'è una, come dire, un 50-50, perché poi, come dire, un Matrix aggiornato è una roba, cioè io voglio vedere Matrix, la visione di Matrix aggiornata nel 2022, anzi ormai. Quindi ecco, il discorso è che io vorrò andarlo a vedere l'anteprima dell'anteprima, non tanto perché non vedo l'ora di vederlo, ma perché sono curiosissimo e quindi proprio voglio essere la prima persona che lo vada a vedere prima che gli altri dicano le loro cose e mi rovinino la percezione della roba. Proprio voglio essere il primo a vederlo perché sono curiosissimo e muoio dalla voglia di capire che cosa è successo. Quindi chissà. Sono arrivato nel momento in cui hai fatto il clou della cosa. Io amo Matrix tremendamente. Il primo soprattutto, gli altri due sono degli ottimi sequel, il terzo un po' meno, però è una giusta conseguenza di quello che succede negli altri film. Solo che di Matrix credo che Matrix 4 è il film di cui, sai quando si dice, il film di cui non abbiamo bisogno, che nessuno ha chiesto. No, io invece è il contrario, inutile. Penso esattamente il contrario. Non lo so, cioè nel senso la storia si chiude perfettamente col terzo capitolo, farne un quarto secondo me non ha senso. Poi magari sul mondo di Matrix lo sai perché sappiamo, io sono che molto curioso, i Wachowski perché... sono sanno che perché cosa non fare Wachowski, però non è qualcuna che ha mai fatto le cose perché gliel'hanno detto. Ok, no, però non è mai stata qualcuna che ha detto: guarda, non ho niente da dire, ma lo dico lo stesso perché mi hanno chiesto di farlo. E quindi il discorso è che se ha accettato di fare Matrix 4 e se Keanu Reeves ha accettato di fare Matrix 4, io immagino ci sia qualcosa che loro non voglio di raccontare e non vedo l'ora di sentirlo. E quello è il discorso. Quello dico, secondo me è il contrario, cioè il fatto che non penso sia una roba di cui nessuno sente il bisogno, perché secondo me è il contrario. Cioè è una roba che io non vedo l'ora di vedere una versione aggiornata 20 anni dopo di Matrix. Ma io lo andrò a vedere perché, sicuramente, perché a livello tecnico si inventeranno sto mondo e quell'altro, quindi nonostante che dica che non ce n'era bisogno, che è inutile eccetera, cose di cui ne sono fermamente convinto, ma finisce che il giorno in cui esce io vado al cinema, e se ci posso andare al primo spettacolo io vado a vederlo al primo spettacolo.
Però sono fermamente convinto che è una cosa di cui non se ne sentiva il bisogno. Però finirà che ci andremo. Finirà che ci andremo insieme. Il primo giorno, il primo spettacolo. Guarda, mettilo anche io per me andava diritto nella categoria imbocchiamo l'anteprima, però va bene il primo giorno del spettacolo. No, Mauro, me la accollo, sai perché? Perché se ci sarà la possibilità di andarla a vedere in anteprima, io ci vengo. Quindi grazie al cazzo. Quindi sì, perché il problema è che quello che è... sono convinto di quello che ho detto prima, ragazzi, cioè sono convintissimo che non ce n'era bisogno assolutamente, sono convintissimo, abbastanza convinto, non proprioissimo, che sia un tentativo di resuscitare un qualcosa, però Matrix significa tanto e sempre significa, cioè soprattutto il primo ragazzi ha totalmente rivoluzionato il mondo del cinema dal punto di vista sia narrativo che anche realizzativo, di effetti speciali eccetera eccetera. Quindi è segnato il 22 dicembre, è segnato come data d'uscita. E... ci può stare che a settembre inizino con le immagini, i trailer eccetera, e sicuramente qui ne riparleremo. È un film che proprio non ho idea, io sono così contento e così è proprio quello il discorso, il fatto che io non abbia nessuna idea di come possano averlo tirato fuori mi rende fiducioso, perché penso, se non so prevederlo, non può essere una cosa banale. Zero. Cioè, è deve essere una roba, una follia. E non vedo l'ora. Totalmente, chissà che cazzo si sono inventati. Che poi Serpico dice, il primo è ancora incredibile da vedere. Io sono assolutamente d'accordo. Però mi ricordo, ragazzi, qualcuno di voi magari è troppo giovane per ricordarselo, quando uscirono i trailer in TV del primissimo Matrix, che eravamo tutti... ma chissà cos'è, ma tanto poi finisce che nessuno ci dirà che cos'è Matrix, finirà come al solito che se parla di una cosa che rimane avvolta nel mistero. Quando poi Morpheus si siede proprio sulla sediolina e ti spiega cos'è Matrix, lo troviamo incredibile, geniale fra l'altro, e da lì parte una roba che ti stacca la testa. Quindi è assolutamente da vedere in anteprima, sono della stessa idea, ma rimango col forse non ci serve. Tu sei scettico, io sono... sì, sono tremendamente fiducioso. Scettico, tremendamente. Comunque, quello dopo, Mauro, andiamo avanti, è su un... cazzo si chiama questo? Shang-Chi e i Dieci Anelli. Ancora meno del meno del me. Possiamo fare un'altra categoria, risparmiate vesti allora. Sordi, si chiamava proprio. No, lo sai cosa? A me dispiace, perché è un film puro d'arti marziali. Ed è una roba che uno siamo dice... sicuri? No, allora il discorso nel marketing dovrebbe essere un film puro d'arti marziali, un film fortemente orientale, e io adoro i film d'arti marziali. Me l'ha fatto scendere andare a controllare il regista subito prima della live, perché non ero informato chi fosse. Destin Daniel Cretton. E se si va a vedere che film ha fatto, lui ha scritto una serie e diretto una serie di film che sono quasi tutti drammi biografici, e tutta roba che non c'entra niente. E, però manco Zao Ciao Cao, come per cavolo si chiama. Carità, però è evidente che Chloe Zhao stia portando la sua estetica dentro gli Eterni. Sì, questo è vero. Questo film è invece vero. Si presenta come un film d'arti marziali puro. Uh-huh. E il discorso è dai arti marziali. È solo che se tu un film del genere me lo metti in mano a Gareth Evans, che è il regista di The Raid, Cambiava completamente, cioè, però lì io so che è un film d'arti marziali, ma oppure anche le sorelle Wachowski stesse, che all'epoca fecero Matrix tramite il loro grandissimo amore per il cinema d'arti marziali. Tarantino è lo stesso, ma non sto dicendo di essere messo in mano a Tarantino, io sto dicendo a un giovane Tarantino, cioè una persona che è al primo film e ha un'enorme passione per questo tipo di film, che è qualcosa che porta avanti, che vuole fare. E invece così mi sembra l'ennesima occasione in cui si
come dire, si delega l'azione alla, alla seconda unità, cioè si dice ok, sì, prendiamo un regista che ha fatto una serie di film generici, così diciamo, e poi prendiamo un team di stunt coordinator che sono bravissimi, fichissimi, che gireranno l'azione in una maniera fichissima, li appiccichiamo insieme e uscirà un film in cui tutti si menano in maniera spettacolare e niente è davvero importante, perché comunque le due cose sono completamente sconnesse. E questo mi dispiace. Io, essendo un grandissimo appassionato di film d'arti marziali, cioè Hero, porca miseria, cioè bellissimo, vedere un film come Hero magari io sarei stato in fissa, invece mi sembra proprio un film che sarà pieno di scene d'azione fichissime e vuote, e io penserò che peccato di parole. Guarda, io ma no, e per me va tra i che cazzo se ne frega e lo vedo in, ma io lo vedo in streaming sulla scena d'azione perché voglio vederla. Ragazzi, comunque io sto mentendo perché lo vedrò ovviamente tutti al cinema. Sì, vabbè, però è quello che si vorrebbe fare. Sai cos'è? Che beh, essendo un film Marvel, comunque ha quei limiti. Lasciate in streaming quasi totalmente, perché il 74% dice in streaming, ormai è finito. Plebiscito. Quindi non lo so, dovremmo chiedere ad Adriano Santucci, ma direi di sì, e poi dipende, ogni sera cambia, però più o meno dal 70% in poi plebiscito. Varia con l'umidità dell'aria. Esatto, dell'aria della serata. Però boh, cioè non lo so, come scegli tu Giovanni, scegli tu, tanto scegli tu questo, io scelgo io il prossimo. Sai cos'è? Lo vedo in streaming perché un po' la curiosità c'è, però mi conosco e per quanto mi riguarda sarà un film che vedrò in streaming e probabilmente interromperò dopo 20 minuti, mezz'ora. Perché se comincerà sicuramente in maniera tremendamente interessante, butteranno subito l'azione e gli arti marziali che saranno fatti bene all'inizio, poi diventerà un film della Marvel e lì lo chiudo. Cioè, sono di questa idea, quindi sì, chi cazzo se ne... Però, ti continuo a dire, cioè, Spider mi interessa vagamente di più di questo. Ah, ok. Perché è comunque sempre Spider-Man, quindi io nel caso ti direi lo vedo in streaming Spider-Man e metterei chi cazzo se ne frega questo. Va bene, dai. Se proprio vuoi facciamo fare così. Per me rimane comunque più interessante questo, però va bene. E allora no, siccome c'hai ragione. No, Giovanni, accollatelo, perché io voglio scegliere il prossimo. Ok, allora ragazzi, però Spider-Man lo vedi in streaming, non lo sposto perché non me ne frega un cazzo, però metto questo prima. E li mettiamo entrambi, bravo. Lo metto questo, no, stanno a chi cazzo se ne frega, però tu lo vedesti, dai, lo mettiamo in streaming. Spider-Man sta ancora là sotto. Ma solo per una questione di... Il prossimo film è Space Jam 2, prego. Esce il 23 settembre e per me lo puoi mettere direttamente in chi cazzo se ne frega. Guarda, io mentre faccio vedere delle immagini, perché faccio vedere delle immagini ovviamente, perché ce le abbiamo, c'è cioè il trailer che Giacomo oggi pomeriggio si è prodigato a cercare, e io voglio sapere dalla chat perché si attende così tanto. Io voglio sapere dalla film. Chat chi cazzo se ne frega. No, perché io so che la chat, io lo so che l'internet in generale o comunque la chat lo attende. Ma è l'effetto nostalgia, però poi all'atto pratico... Ma sai cos'è? Ragazzi... Con me l'effetto nostalgia strafunziona. Ma in Space Jam, ma chi cazzo se ne fotte, cioè... Ma perché Space Jam 1 non è neanche sto filmone, comunque... A parte quello, cioè, è un'enorme, gigantesca pubblicità delle Air Jordan, ragazzi. Ed è un film bellissimo da guardare quando sei un bambino. Ma LeBron James non sembra avere neanche lontanamente il carisma di Michael Jordan. Neanche lontanamente. E la trama sembra in qualche modo essere... Sono riusciti a prendere un film in cui la trama era molto molto facile, era i Looney Tunes devono fare una partita a basket per vincere la loro libertà, e in qualche maniera sono riusciti a renderla inutilmente complicata da questo trailer. La trama mi sembra decisamente troppo complicata. Giustamente Andrea dice, è un film che ha avvicinato milioni di bambini al basket, me compreso, quindi va benissimo. Ma figurati, pazzesco, bellissimo. Però perché non rimane allora una roba per... Oh, c'è il gigante di ferro.
c'è il gigante di ferro. Io temo non che questo c'è. Film sarà come Pixels, penso anch'io. Sarà e poi a me questa roba di Looney Tunes tutti in 3D. Ma poi pure sta roba che la Warner ha deciso di menacce dentro tutto quello che c'aveva. Ci ha messo King Kong, Game of Thrones, i drughi di Arancia Meccanica. Su questo ho fatto un video. Questa necessità di avere i multiversi ovunque. Cioè, mi sembra una roba che tu dici, ok, va bene, ragazzi. Cioè, pare. Guardatevelo, che vi devo dire? Nel senso, non ho nessun interesse. Cioè, non c'è niente di questa roba che mi interessi. Cioè, l'ironia non sembra fatta per me. L'animazione non sembra particolarmente divertente. La trama non sembra particolarmente interessante. La regia non sembra particolarmente fresca. È tutto un enorme. Vabbè, ok, ragazzi, guardate quello che vi devo dire. Nel senso. È in uscita. È fatto per i bambini, dice Big Geek. È vero, è fatto per i bambini. Sì, è in uscita. Sono d'accordo, il 23 è fatto per i bambini settembre. E quindi non me ne frega niente. È in uscita il 23 settembre. La chat andatelo dice a vedere con i vostri figli. Se ne avete. Ragazzi. Allora, sempre perché io metto con il non me ne frega un cazzo Spider-Man, però confermo che se non me ne frega un cazzo di Spider-Man, di questo me ne frega ancora tanto meno. Sì, sono d'accordissimo. Quindi arrabbiatevi, mi dispiace. Quindi questo va in fondo. Questo va in molto chi più cazzo in fondo. Se ne frega, ma proprio pesantissimo. Ma proprio non so neanche perché nella tier list. Gliel'ha messo già con Boria. È vero. Allora, per la chat il 50% urla streaming. Orazio, non facciamo pena. Se c'è gente che ha un'idea che non condivide. No, perché l'avete cancellato, moderatori? No, infatti, lasciatelo dire. Facciamo pena. È giusto così. L'unica cosa che volevo dire è che se qualcuno ha un giudizio diverso dal tuo, più che dire fate pena, fate schifo, eccetera, eccetera, cerca di capire. Ma è giusto. Perché... Grazie per averlo detto. Io mi sento di fare pena. E poi... Sì, se è uno dei film più aspettati e Space Jam 2, sono felicissimo di fare pena. Comunque, andiamo avanti, Mauro Zingarelli. The Suicide Squad. Sequel soft reboot al lato pratico di James Gunn, fatto nel momento in cui era stato licenziato dalla regia di Guardiani della Galassia. E, che dirvi? Io esce il 5 agosto, io sono curioso di vederlo. Io sono curioso di... Non sono... Non sono in mega hype, io sono... Oddio, qual è il buco che abbiamo nella tier list? Quello che non c'è ancora completo. Aspetta che lo vedo. Non abbiamo messo niente in andiamo al primo spettacolo il giorno dell'uscita, o sbaglio? No, il primo spettacolo del primo giorno d'uscita non ci sta niente. Ma ci vuoi mettere questo? No, in realtà no, perché è un film molto di cui sono molto curioso da andare a vedere il giorno in cui esce. Ma non è un film che fino ad ora dalle da quello che hai visto dalle immagini. Dal trailer ha fatto vedere altro rispetto a ci sono un sacco di personaggi strani che interagiscono tra di loro in maniera strana, no? Mm-hmm. Cioè non c'è un sacco di roba che tu dici wow, non vedo proprio l'ora di vedere come si svilupperà questo conflitto interno tra questi personaggi così interessanti. È un guarda, sono tutti un sacco strani, wow. Non so bene cosa aspettarmi, ho paura che sia solo una lunga ammucchiata di personaggi strani. Io sono vagamente curioso per via di James Gunn, perché tutto sommato in tutto l'MCU a me Guardiani della Galassia schifo non ha fatto. Cioè forse è l'unico insieme al primo Iron Man che ho visto con piacere, perché il primo Guardiani della Galassia è carino. Mi sono divertito. Il secondo Guardiani della Galassia è l'unico film dell'MCU che mi ha fatto emozionare con secondo Yondu.
con quel, sì, con quello che succede. Il secondo non mi è piaciuto tanto, anzi mi è piaciuto anche molto meno del primo. Però l'arco narrativo di Yondu è vero, l'unico arco narrativo dell'intera Marvel che io ho sentito nel cuore come un personaggio che era vero, era reale, era un personaggio che tu dici wow, quanto mi sento vicino a questo personaggio, quanto porca miseria. Ed è, penso sia una grande, come dire, fare emozionare all'interno dell'MCU sia un... Allora, in uscita il 5 di agosto, in uscita il 5 di agosto, scritto e diretto da James Gunn. Io, Mauro, questo lascerei scegliere alla chat perché realmente non ne ho idea. Perché io andrei il giorno in cui esce, se devo essere onesto. Ok. Però fate Bobbis in chat, perché non vi abbiamo fatto scegliere niente, quindi fate Bobbis. Sì. In chat sono fra lo streaming e l'appena posso. Comunque alla chat mi frega un cazzo di tutti i film che abbiamo visto. Dalla chat sta uscendo fuori, ragazzi, che non vi guardate un cazzo al cinema. Esatto. Forse ha ragione Manuel quando venne a dire che il cinema sta morendo per colpa del pubblico. Forse c'ha ragione, nel senso, raga, porca miseria. E su, andate al cinema, per favore. No, perché personalmente sì, vince di poco, il 40% no, contro il 36%. Non lo accetto, lo streaming. Mi dispiace, ragazzi. C'è Dimitri Vitale che dice la chat è povera, ok, ragazzi, però almeno uno di questi che vuole andare a vedere il cinema, per favore. Nel senso, comunque non lo so, io il giorno in cui esce, o se proprio preferite, vi faccio un favore e lo potete mettere in quando tempo vado al cinema, però io andrò a vedere il giorno in cui esce. Sono proprio... Tu il giorno in cui esce lo vuoi andare a vedere? Guarda... Sì, io sì, quindi se si può fare una media e metterlo quando tempo vado al cinema. Quando tempo vado al cinema, sì, perché io sono d'accordo. Cioè, se per te va bene pure, sono abbastanza d'accordo perché non... No, a me non va bene, io voglio andare il giorno in cui esce, ma senti, facciamo una media con quello che ha detto la chat. No. Ah, ok, facciamo una media, quindi quando tempo vado al cinema. Perché... Esatto. Bah! Però, bah. Se lo metti in fondo il giorno in cui esce... No, però mettilo prima degli Eterni, per favore. No, ho messo cazzo. Quando tempo... lo metto prima degli Eterni, sì, lo metto che prima cazzo. Degli Eterni, va bene. Tu. Sì, sono d'accordo. Altro film, ragazzi, altro film, altra corsa. French Dispatch, di cui io onestamente ammetto di non saperne niente. Che cos'è? È il nuovo film di Wes Anderson. In uscita l'11 novembre, con attori Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet. Non ne sapevo niente. I soliti Bill Murray, Owen Wilson, eccetera. Oddio, quando fa Gran Budapest Hotel, vabbè, ovviamente è bello, come il solito, come dire, il solito Wes Anderson, quindi Madonna, che roba folle. Lo voglio vedere, ovviamente. Non avevo visto le immagini, proprio niente. Ragazzi, cioè, come fai a non andare il giorno che... Cioè, come fai a non andare al cinema il giorno in cui esce questa roba? Cioè, non lo so. Poi rispetto a tutto quello che abbiamo qua... Allora, non impazzirei per andare all'anteprima, ne sono sincero. Cioè, No, l'anteprima no. Anche perché non è un film d'anteprima, è un film da vedere con i tempi che hai. Esatto. Quando vuoi andare a vedere, lo vai a vedere. Non farei la lotta per vederlo in anteprima, però sicuramente punterei ad andarlo a vedere il giorno in cui esce, quello sì. Sì. Cioè, ci punterei proprio a cercare di vederlo quando esce, perché comunque le immagini sono molto belle, ragazzi, io non avevo visto niente, sto vedendo adesso per la prima anche volta. Anche se, e questo è il mio problema, io paradossalmente questo film preferirei quasi vederlo in streaming piuttosto che al cinema, perché sarebbe più probabile che io riuscissi a vederlo in lingua originale, perché al cinema si fa fatica. Potrei vederlo senza le distrazioni. Wes Anderson, no, ma non è Wes Anderson, è proprio in generale a Roma, o vai al Quattro Fontane in centro, sì, nei film, nelle grosse catene come il Luci, ci mettono ovviamente i blockbusteroni in lingua originale.
e quindi vai al nuovo Olimpia, sì ragazzi, perché io c'ho il tempo l'anno al centro e parcheggio al centro. E c'è un cast della Madonna comunque, porca miseria, poi c'è Bill Murray. Allora, Edward Norton, William Defoe, Christoph Waltz, Madonna, che cazzo di cast, perché... Cioè, allora, qua vorrei rispondere velocemente, Mauro, e credo di non sbagliare con questa risposta, per una serie di gente, tantissima gente che dice, ma come fanno questi film? Perché sicuramente questo film non ha un budget stellare, infatti sono 21 milioni. Scendiamo tanto sotto il 100, 200, 300, eppure hanno un cast pazzesco, no? Una roba della Madonna perché... che tu dici... Perché riescono, Mauro? Spiegalo tu per favore, perché Anderson riesce a fare questi film con questo tipo di cast? Perché solitamente gli attori accettano di partecipare al minimo sindacale. Addirittura ci fu un caso famosissimo di Four Rooms, in cui il film fatto a varie mani, tra cui Tarantino e Rodriguez, in cui nell'episodio diretto da Tarantino c'è Bruce Willis, e se ci fate caso nei titoli di coda non c'è Bruce Willis, sì. Perché Bruce Willis partecipò a quella roba in veste di favore a Tarantino, per non fargli pagare gli esorbitanti costi, perché poi alcuni attori poi hanno un cachet minimo altissimo, nel senso proprio per contratto non possono scendere al di sotto di un certo cachet. E quindi lui ci andò gratis, e se non mega incularono il suo agente, lo distrusse, se non puoi fare questa cosa, bla bla bla. Insomma, praticamente il sindacato degli attori gli disse: guarda, dato che non hai preso soldi, non puoi essere messo nei titoli di coda, e altrimenti ti facciamo causa. Quindi diciamo che ci sono questo tipo di situazione. Praticamente attori molto famosi accettano di lavorare con registi considerati molto molto bravi, ma che non ottengono altissimi budget, solo per il privilegio di poter lavorare con loro, e quindi il budget poi viene usato quasi tutto nel film. Io ricordo, questa informazione sta nel documentario fatto su Dio Perdona di Refna. Praticamente avevano finito il budget, e per avere un po' più di budget Ryan Gosling accettò di andare a presentare una serata di gala lì in Thailandia, dove erano, in cui l'avrebbero pagato cash a fine serata, per poter dare poi quei soldi direttamente alla produzione per girare una scena in più. Quindi ecco, evidente, succedono questo tipo di cose. È così che Wes Anderson riesce ad avere quel cast, perché effettivamente, come dice la chat, porca miseria, chi non vuole lavorare con Wes Anderson? La chat dice il primo giorno, e io sono assolutamente d'accordo, cioè il giorno in cui esce. Direi anche forse il primo spettacolo, il primo giorno, anche se in realtà non ci andrei mai al primo spettacolo, perché io negli spettacoli di pomeriggio non ci vado mai, però giusto per dargli un poco più importanza rispetto al giorno in cui esce, lo metterei, andiamo al primo spettacolo il giorno d'uscita. Che dici, Mauro, sei d'accordo? Ma sì. Giusto, ma per dargli un po' ma più importanza. Ma è solo un modo di dire, non è davvero il primo spettacolo, il primo giorno è più importante del, cioè nel senso, lì è proprio il primo giorno. Gli altri, di un Fast and Furious 9 e Mission Impossible, magari se anche il secondo giorno non crepa nessuno, però no, Wes Anderson farei di tutto per andarci il giorno in cui esce. Quella cosa che dice: no, guarda, va bene che dobbiamo uscire, però quel giorno c'ho Wes Anderson, devo andare al cinema. Assolutamente. Altro film, Mauro Zingarelli, Top Gun Maverick. Io qui devo ammettere la mia totale ignoranza. Top Gun Maverick, ammetti. Diretto da un certo Joseph Kosinski, che non so che altro ha fatto. Adesso mi faccio un giro. Fai dell'ammettismo. Cosa altro ha fatto del dirigere roba non proprio eccelsa. Ha fatto il remake di Tron Legacy. Ha fatto Oblivion, sempre con Tom Cruise. Ha fatto un film che si chiama Only the Brave, che non penso abbia visto nessuno, e adesso sta facendo Top Gun Maverick. E io non ho mai visto Top Gun, quello originale. Ragazzi, è una di quelle cose, uno può aver visto tutti i film del mondo, è una di quelle cose, uno dice: guarda, lo devo vedere, non me lo sono mai visto. E quindi non nutro una particolare curiosità per questo film. Cos'è? Top Gun vince perché non riporta in me, cioè, perché esatto, il trailer non racconta niente. No. Che non sia il discorso è quello, il trailer racconta
stiamo facendo di nuovo Top Gun. Sì. E quindi a me che non ho visto Top Gun, non ho idea di che cazzo parli. Dico, vabbè, ok, ma quindi che non capisco perché dovrebbe essere una cosa importante che fate di nuovo Top Gun, perché non l'ho visto. Ed è il problema di questo tipo di trailer. Sì, lì il problema è che, ragazzi, ovviamente su questo è vero con Mauro, è un trailer ed è sicuramente sarà un film che gioca sul con la l'avete gente... già visto, lo vedrete sì, di nuovo gioca è solo che con non la già gente visto. Della mia età quindi... che ha amato all'impazzire Top Gun, cioè quei personaggi Maverick, poi vabbè in questo film c'è Tom Cruise che guida veramente, che porta veramente dei jet, e lui con le telecamere che stanno lì, cioè questa immagine che state vedendo adesso non è CGI, è Tom Cruise dentro un cazzo di aereo che corre come un assatanato, cioè già solo poi... per questo io lo andrei a vedere subito. E poi posso andiamo dire avanti. Una cosa non è fattore nostalgia, qualcuno in chat dice fattore nostalgia, io parlo di una roba sì. diversa, è quando diciamo sempre che è più facile investire su una proprietà intellettuale già esistente che non su una nuova, ovvero è più facile investire su un film che sia un sequel o un remake di quanto sia su investire un film nuovo, è per questo motivo, nel senso che quando poi fai il marketing non devi spenderti per cercare di spiegare perché questo film è bello, ti basta dire ve lo ricordate quell'altro? Lo stava a rifare. Ovviamente questo lascia un buco per tutte le persone che non se lo ricordano, tipo me, e quindi perché non l'ho visto, e quindi per me il trailer non significa niente, perché mi sta dicendo ricordati una cosa che non ho mai visto, sì. e quindi non mi funziona, però è il concetto del marketing. Funziona qui. Con gente che ha amato il primo, che ha visto, ma infatti certo. funziona più con gente della ma anche mia solo età. Chi l'ha visto, cioè non sì. c'ho bisogno di sì, spiegarti però... cos'è il film. Allora, come dice io Step mi riferisco Dog, a quello, capito? Come dice Step Dog Dog, Top Gun ha fatto parlare grazie alle riprese reali in ambienti reali con veri aerei. Certo. Cioè la cosa pazzesca del primo Top Gun fu proprio quello, fu il fatto che comunque non c'era Tom Cruise che veramente pilotava un aeroplano come fa su questo, dei jet militari come fa su questo, però le riprese erano vere, gli aerei erano veri. Tony Scott, il regista, fratello di Ridley Scott, deceduto qualche anno fa perché pare che c'aveva un non so quale malattia e ha deciso di farla finita. Ed è un film che ha segnato gli anni 80, ragazzi, cioè non c'è niente da fare, è un film che ha segnato gli anni 80. Come dice Mauro, è assolutamente ragione, il trailer del film e il film sicuramente si baserà sul fatto che avete amato Top Gun, ve lo riproponiamo, vi facciamo vedere com'è andata dopo. Perché il film di per sé non avrebbe senso sicuramente senza il primo Top Gun. Io però questo è uno di quelli, ma lo ammetto che è solo per amore verso Top Gun, solo per quello che mi ha fatto vivere quando ero ragazzino, perché è uno di quei film che mi ha fatto amare il cinema, perché mi ha fatto pensare, renditi conto cosa cazzo sono disposti a fare per raccontarti una storia. Era tremendamente spettacolare il primo Top Gun, cioè non c'era effetto speciale che poteva battere dei veri jet militari che piottavano, capito? Cioè era questo, era... Poi c'era la storia di amicizia con Gas, il Gas mi pare che si chiamava, adesso non mi ricordo bene il nome, quando lui suonava Tutti i frutti di Jerry Lee Lewis, ci sono delle scene pazzesche. Stessa situazione in Space Jam, no, a meno per quanto mi riguarda, ragazzi, assolutamente Jam, no. Space Jam, se non, Goose, siete, se non eravate piccoli, Space Jam, se non eravate piccoli quando l'avete visto, non è possibile che vi sia piaciuto. Non esiste una persona che è andata a vedere Space Jam da adulto e abbia detto questo film è una bomba. Noi lo ricordiamo in maniera piacevole solamente perché eravamo tutti quanti bambini quando l'abbiamo visto. Mm-mm. Ma è un film che non ha nessun valore per chi non aveva un bambino quando l'ha visto, che è diverso da Il Re Leone. Il Re Leone è un film che se tu eri un bambino o sei un adulto comunque lo vedi e fai wow, sì, che film sì. incredibile. Space Jam è un film che se eri un bambino hai detto che bello, ci sta Michael Jordan e ci sono i Looney Tunes. Se eri un adulto hai detto ma che è sta roba. C'è sempre Orazio che ritorna all'attacco su Space Jam, che dice eccomi ci sono motivazioni che non sapete, ma è ovvio,
Cioè, questo ci mancherebbe, chiunque su qualsiasi film, su qualsiasi canzone ha motivazioni che non sappiamo, fra l'altro io so di non sapere, ci sono delle motivazioni per cui per me La Donna Cannone è il pezzo musicale più bello della storia, ma ci sono motivazioni personali okay. per cui c'è qualcun altro che arriva e mi dice no, Candle in the Wind di Elton John è il pezzo musicale più bello della storia, perché ha motivazioni personali per cui quel pezzo è il più bello della storia. Ma queste cose sono insindacabili, non ci si può discutere. Quello è la sottile, la linea che passa fra il giudizio oggettivo comunque del... di quello che è il prodotto, sia musicale che cinematografico, eccetera, è quello soggettivo. Su quello soggettivo non si può discutere, assolutamente. Per me La Donna Cannone è il pezzo musicale più bello della storia. Andiamo, ma cosa c'entra? Andiamo, va. In generale, quindi, Mauro, tu Top Gun dove lo metteresti? Io lo metterei, lo vado a vedere se c'è... Allora, in tutta onestà, nella terlist lo metterei, lo vado a vedere se ho tempo. Nella realtà quello che farò è usciranno le prime recensioni e mi lasciano guidare un po' da quello, cioè se le recensioni diranno è un film pazzesco, ragazzi non avete idea in che maniera riesce a recuperare la stessa emozione del primo, mi dirò guarda, lo vai a è vedere la volta buona. Giusta che mi guardo il primo e mi vado a vedere pure il secondo. Se escono i trailer dicono se escono le recensioni e l'atmosfera generica è ah regà è come il primo, se vi è preso il primo bene, se no forse fa un po' cagare, farò va bene, ok, questa è l'occasione in cui mi guardo il primo e sto secondo non me lo guardo. Allora, ti dico, quindi questo. Tu lo metteresti quando tempo vado al cinema? Sì, assolutamente. Guarda, io lo metterei il giorno in cui esce, però, anzi, in realtà vorrei vederlo in anteprima, però, visto che è una di quelle cose che rientrano più nella sfera soggettiva che oggettiva, ti accetto. Il quando tempo vado al cinema, perché molto gentile Giovanni, ma anche sì, perché ma sul giusto... prossimo film non mi farai dire niente, no. Quindi sul prossimo film, l'ultimo, che è West Side anche... Story, facciamolo velocissimo e poi prova ci sono i nostri sì, prova a dire me frega le cose. Caso, West Side Story. A me mi frega niente. E come fai? No, nel senso, perché non ho un grande affetto per West Side Story, che di fatto è un film nostalgico per... non è un film particolarmente famoso in Italia, West Side Story. Non sei è un molto film famoso che è entrato nella storia. Negli Stati Uniti, è sì. un film, è uno di quei famosi film come Nascita di una Nazione, molto famosi sì. in America. È vero, è vero. Perché sono dei film... Ma perché stiamo vedendo c'era pubblicità del trailer dei Sopranos? Perché? Cioè, aspetta, salta annuncio, scusate, c'era l'annuncio, non ci ho fatto caso. non lo stavo vedendo, lo sto vedendo adesso, ok. Stavo dicendo, è uno di quei film molto famosi in America, West Side Story, ma che in Italia non è particolarmente famoso. Per esempio è uno dei film preferiti di Michael Bay, ed è il film preferito, uno dei film preferiti di Spielberg. E io non c'è questa estetica, è anche un po' strano dal punto di vista del marketing, perché di fatto è un film con effetto nostalgia per le persone dell'età di Spielberg, che non ha nessun senso dal punto di vista di marketing, però tanto è Spielberg, come cazzo gli pare, quindi io, senza che neanche dico, perché non c'è bisogno di dire niente, guarda ma non c'è bisogno di dire niente, visto che tu mi hai detto fai come cazzo ti pare, ma sì è tutto tuo, guarda, la chat vedrà che succederà questa cosa, non prima di Freaks Out, sempre perché Freaks Out è cinema italiano e gli vogliamo è subito dopo Freaks Out, in bocco all'anteprima c'è West Side Story. Vabbè ragazzi, punto, cioè non ci sono cazzi, questa è una di quelle volte, pochissime volte, in cui mi impunto ed è così. Ma sei beh, d'accordo, ti impunti, Mauro? Io ti ho fatto impuntare, cioè, tu mi hai fatto, mi hai dato la possibilità di impuntarmi e mi impunto. Quindi Quarantenno dice perché? Per due motivi molto semplici. Il primo è perché comunque si chiama The West Side Story, un film che, anche se è vero come dice Mauro, in Italia non è così popolare, non è così importante, però è un musical che ha segnato un po' la storia del cinema sotto diversi punti di vista.
e poi perché è fatto da Dio, ma non fatto da Dio, modo di dire, è fatto proprio da Dio, Dio nel vero senso della parola, che si chiama, si chiama Steven Spielberg. La vera motivazione è perché a Giovanni non gli dovete cagare il cazzo. Su Spielberg no. Come si chiama? Poi... Come si chiama il canale? E poi... Fai come te piace, per te production o Slim Dogs Production? No, no, e poi perché sono molto curioso in realtà di vedere quello che è uno dei film preferiti, se non il film preferito di Steven Spielberg, rimaneggiato da lui, ritoccato, cioè, immaginate da lui. Il film preferito, diventate registi e a un certo punto potete fare il remake del vostro film preferito. Cioè, con quale amore assurdo avrà fatto questa roba quell'uomo? Cioè, come non può uscire un cazzo di capolavoro? O almeno, chissà. Anche se non esce un capolavoro, perché... Ragazzi, Spielberg c'ha la sua età. Diciamo che gli ultimi film non sono stati. È stato proprio fra la cagata mortale. Perché qualche cagata mortale. Io amo da morire. Spielberg è Dio. Ma qualche cagata mortale l'ha fatta pure lui. Senza all'infuori ogni dubbio. Però sono tremendamente curioso di vedere questa cosa il prima possibile, quindi spaccherei tutto per vederlo all'anteprima questo. E se mi dicono, guarda, c'è un'anteprima, o West Side Story o Freaks Out, farei scegliere a Martina, solo perché so già Martina dove va. Buono. Allora, io direi che mancano 5 minuti, ci prendiamo questi ultimi 5 minuti. Vai. Per dare dei consigli. Ci sono dei film fuori. Comunque per la chat va visto in streaming West Side Story, ragazzi, non vi meritate le sale, no, dai, non a suo livello. Però. No, comunque ragazzi, andate di più al cinema, ci sono tante maniere per trovare una maniera di andarci anche... cercando di spendere di meno. Ci sono degli spettacoli che costano di meno, ci sono i punti, le cose, ve lo dico non perché andate al cinema, salvate la sala eccetera eccetera, perché ci si impigrisce a guardare i film da casa, ma non voi, pure io mi rendo conto, provo meno attenzione quando vado al cinema, faccio un sacco più caso a quello che succede, mi concentro di più. Segui il film, il telefono, il telefono è spento, comunque è silenzioso, e se non mettete il telefono silenzioso sappiate che esiste un girone dell'inferno per voi dove avrete tanti telefoni cellulari su perillo che vibreranno tantissimo, no. Per sé, su perillo ho detto, non si sa mai dove, che vibreranno tantissimo e per tanto tempo. Quindi, perché il telefono al cinema va silenzioso, cazzo, dai, ti prego. No, è una maniera, andare al cinema è proprio una maniera per imporsi, tra virgolette, perché il punto è questo, il calo dell'attenzione non è colpa vostra e non è colpa del film. Se voi volete ogni 2 secondi guardare il telefono, mangiarvi una patatina, alzarvi, andare a controllare il computer, vedere le notifiche, non è colpa vostra e non è colpa del film che è noioso, è colpa di una serie di device fatti per distrarci. Quindi bisogna cercare di fare... di contrastare attivamente questa roba, e contrastare attivamente questa roba si fa andando al cinema. Vai al cinema e ti chiudi in un posto dove devi per forza guardare lo schermo, e io lo faccio, cioè a me, io voglio, anzi io spesso vado a vedere al cinema, magari sono più contento di andare a vedere al cinema film che magari non troverei così interessanti se guardassi a casa, perché so che a casa mi distrarrei, e invece così posso andare al cinema e dire ok, adesso mi costringo a guardarli bene. Così posso dare un buon giudizio. Giustamente Maria Luisa, quindi... 81 dice tutto vero, ma se sei disoccupata ti tocca sceglierne uno su 10. Maria Luisa, ovviamente, questo rientra sempre in quel caso speciale, che ci mancherebbe altro. Anzi, il cinema è bellissimo, ma non è il bene primario. I beni primari sono tanti, oh, certo, altri, quindi quello è ovvio, figurati, ci mancherebbe altro. Mauro, io vi dico semplicemente... Ah, no. Io voglio dare un suggerimento. Esatto, fuori così, tier list. Quel rompicazzo di Why Below, smette di rompere le palle, che per tutto il ragazzo di live hai rotto il cazzo. No, scusa, sto scherzando ovviamente. Qual però è il tuo film? Sono molto insistente con questa cosa di questo film dovevi aspettare, perché era semplicemente un film fuori dalla tier list che io vi consiglio, un film che io attendo tantissimo, che è The Green Knight, di vediamo, cui Giovanni puoi vediamo, far vedere vediamo, il vediamo. Trailer in questo momento. Spera, non c'è la pubblicità, no, non è partita la pubblicità. Esatto. E, dici qualcosa. E niente. E non so davvero come raccontarvela bene, perché è il regista di A Ghost Story, che è un film del 2017 molto molto particolare.
il regista sarebbe David Lowery. E niente, questo film mi sembra incredibilmente bello da guardare e mi cattura tantissimo questa atmosfera dark fantasy e niente, non vedo l'ora di andarlo a vedere. È proprio un film che proprio quando uscirà al cinema dirò porca miseria, adesso me lo vado a vedere. Tra l'altro rientra nel tuo mondo perfettamente questa Madonna roba. Che bello, questo è poi è un po' l'estetica che avevo cercato di portare a tieni gli occhi chiusi, anche se con molti meno soldi. Senti, e molta meno possibilità. È in uscita il 30 luglio, quindi fra pochissimo. Cioè è uscito praticamente, cioè manca poco. Praticamente sì. Manca e pochissimo. Io non vedo di andarlo a vedere. E poi qualcuno citava prima in chat Last Night in Soho, che è il nuovo film di Edgar Wright, il suo horror. E... è una roba anche molto interessante che siamo tutti quanti in attesa di vederlo, essenzialmente. Non lo so, io questo Green Knight sono proprio curiosissimo. Cioè, sono proprio quelle robe che non vedo l'ora di capire che cazzo è. Poi magari è una cagata, però... Ragazzi, detto questo, c'è il mio piccolo consiglio, che vedo di recuperare il link del trailer... che è un altro film che in realtà doveva uscire, poi è stato spostato, poi il Covid, poi le cose, poi la vita, che diciamo avete un po' nominato e lo ritiriamo fuori, che è Diabolik dei Manetti Bros. Sempre un po' perché... sempre quel discorso del cinema italiano, le cose eccetera. In realtà io conosco diverse persone che hanno collaborato alla realizzazione di Diabolik, dalla segretaria d'edizione a soprattutto la costumista, che è la compagna di un mio grandissimo amico, si chiama Ginevra De Carolis, ed è lei che è proprio la costumista del film. E so una serie di cose su questo film di cui mi sono state raccontate, e pare che i Manetti abbiano fatto un piccolo miracolo per rendere giustizia a quello che è, so che si dice spesso questo rendere giustizia, a quello che è la saga di Diabolik. Se ne parla in generale nei dietro le quinte molto 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 tanto bene, addirittura se ne parla talmente bene che pare sia già stato commissionato e pare sia già, senza pare, è già in preproduzione sia il secondo che il terzo. Quindi chissà, chissà, cioè l'idea è incrociamo le dita. I Manetti è una delle poche, dicevi? Scusami, Giovanni, è una dei pochi delle poche proprietà intellettuali insieme a Dylan Dog che da italiani abbiamo nostra, che possiamo dire questa roba è la nostra e la possiamo fare noi perché ci appartiene, quindi chissà, non si spera solo che esca bene. Al contrario di Dylan Dog, è quello che si è riusciti un po', perché le sorelle Giussani, comunque la famiglia che detiene i diritti delle immagini sia in movimento sia che le immagini fisse, quindi sia il fumetto sia che il possibile film, sia se muovi il fumetto animazione giusto, eccetera, se muovi il fumetto che in movimento, sì, esatto. Ci hanno tenuto tantissimo a tenere i diritti, diciamo, fermi, a non vendere i diritti, eccetera. C'è stato qualche anno fa l'idea di Sky ci ha provato e hanno tirato fuori un teaser trailer dove c'era una roba generica, sì, per far salire l'hype, molto però... generico, esatto, non c'era né sceneggiatura né idee né niente, non c'era assolutamente niente sul film, e hanno fatto questo promo dove non c'era neanche l'attore che doveva interpretare Diabolik, ma era uno sportivo molto bravo che si poteva muovere in maniera pazzesca, eccetera. L'unica cosa che so è che le Giussani in quel caso dissero non c'entra niente con Diabolik, e quindi ci fu un problema proprio per addirittura boicottarne la produzione in maniera pesante e non riuscire ad andare avanti. I fratelloni qua invece sono riusciti ad avere l'autorizzazione da chi detiene i diritti, anche non facilmente, facendo diverse riunioni, parlando diverse volte, portando diversi bozzetti di sceneggiature. A quanto pare alla fine sono riusciti a convincere appunto le Giussani a realizzare il film. Se ne parla
nel dietro le quinte, per chi ha visto più di quello che abbiamo visto noi, che è in realtà quello che avete visto voi, nessuno ha visto più di questo, se ne parla molto 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 bene. Io sono veramente curioso, poi sono curioso di Marinelli, sono curioso di vedere Mastandrea, che ho incontrato tempo fa per un'altra cosa e gli ho chiesto, e lui mi ha detto, mi ha fatto così, mi ha fatto questo gesto e basta, non mi ha detto niente, mi ha fatto... tipo una roba incredibile. Sì, le Giussani sono morte, però c'è nella famiglia adesso, non so chi c'ha i diritti da quelle parti, comunque sono rimasti in famiglia i diritti. E niente, basta, quindi attendo tremendamente. Dovrebbe uscire, la data qui è 16 dicembre, quindi dovrebbe essere a dicembre, dopo l'estate. Attendiamo, io lo attendo abbastanza. Quindi, chissà. In chiusura, stiamo sforando, ma velocemente, Mauro Zingarelli domani ha le riprese del documentario al quale sta lavorando, sicuramente lo sapete, quindi deve scappare di corsa. Io, se volete, andiamo in live sul mio canale per un'oretta subito dopo, perché fra l'altro mi hanno regalato delle cose per il compleanno pazzesche e vi devo fare vedere. Quindi andiamo di corsa. Quindi la tier list di questa sera, imbocchiamo all'anteprima, ci abbiamo subito Freaks Out, immediatamente dopo, per scelta mia e basta, lo ammetto, West Side Story Spielberg, No Time to Die 007 e Matrix 4. Imbocchiamo proprio all'anteprima. Andiamo al primo spettacolo del giorno d'uscita, cioè lo aspettiamo tantissimo, cioè French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson, per cui c'è un hype abbastanza importante. E Border, l'ultimo film di Shyamalan. Non so, Mauro, io non ma... più fiducia in Shyamalan. Cioè, Old neanch'io. Sembra un bel concept, ma però poi esatto. sono diventato San Tommaso con Shyamalan. Vedo quando ci credo, quando vedo. Fatto, siamo andati insieme all'anteprima di Glass, ragazzi, ne siamo usciti che lasciamo perdere. Allora, il giorno siamo in cui è arrabbiati, cazzati come delle iene. Il giorno pieni in cui esce. Il giorno in cui esce, al massimo il giorno dopo, una roba del genere, abbiamo Dune, Fast and Furious 9 e Mission Impossible 7. Glass non era carino, Mussi era una delle cose più brutte mai create. Quando tempo vado al cinema? Sì. Un abominio sotto ogni punto di vista. Veramente. Scrittura, messa in scena. Tutto. Cioè, a un certo punto c'è la scena con i flash. La scena con i flash, con quel poveretto che sembrava... Il plot twist finale, ragazzi. Il plot twist finale di una stupidità. Vabbè, andiamo avanti, andiamo. Ti prego. Quando tempo va dal cinema, ci abbiamo The Suicide Squad, Gli Eterni e Top Gun Maverick. Lo vedo in streaming, tipo giusto perché sta lì ed è nel pacchettone. Free Guy è sempre quella leggenda dei 10 anelli che non mi ricordo il nome del tipo. Shun-Chi, qualcosa C. Ciccio-Chi. Coso-Chi. Molto ride. E chi cazzo se ne frega, ci abbiamo per la felicità di Marco Cioni Spider-Man No Way Home, No Way to Home, qualcosa con Home, e Space Jam 2. Questa è comunque, la ragazzi, ricordate, tier list che abbiamo. Questa tier list è personale, assolutamente, e è piena di cazzate, nel senso non è in nessun modo davvero quello che effettivamente poi sì. Le tier list, ragazzi, cioè, le tier list sono esclusivamente una scusa per poterne parlare, a fare cacciara su Twitch, quindi. sì per poterne parlare, eccetera eccetera. Detto questo, vi ricordo del sub qua sopra. Sì, scusami, questo sì. Porta alla risposta a Leo Lazio. Dice, ma perché No Way Home in fondo? Perché, come dice la tier list, né a me né a Giovanni ce ne frega un cazzo. È andata così, ragazzi, purtroppo. Nel senso, se ha beccato due giudici contro. E calcolate che c'è semplicemente perché ce l'hanno messo, non perché l'abbiamo, perché se non ce l'avevano messo non c'era. Quindi, intanto ringrazio molto velocemente The Warriors 9 per i 10 mesi, Jude 7X per i 10 mesi, Ganit 391 11, Sabrine 10 mesi, Belgioiosa
14 mesi, Giulia Bonini 14 mesi anche lei, Mar 16-16 con Prime, Giulia Bonini che regala due abbonamenti, Fesorax 13 mesi, Matmat 21 10 mesi, The Gas 77 che regala 5 abbonamenti, Mildred 83 11 mesi, Federica Plum 5 mesi, Don Vito 9 mesi, Il Tizioso Prime, Macab Prime, Cloud Xu 9 mesi, Rana 2704 7 mesi, NeuroK 13 mesi, Giuli 072 Prime, Alessandro 94 Prime, Elis 13 Unagi 9 mesi, OP Piacentini 5 mesi, Leo Terzo 4 mesi, THC 420 e qua è tutto dire, 3 mesi, Natasca 3 mesi, Kinghialotto 96 5 mesi, Leo Gab 99 13 mesi, eccetera eccetera eccetera, tantissimi altri, grazie allora. Ragazzi. Grazie mille ragazzi, se il canale va avanti, e soprattutto grazie a voi. Ora chiudiamo, io vi ricordo i prossimi appuntamenti molto velocemente, c'è martedì, questo martedì ovvero domani alle 4 di pomeriggio c'è Editing and Chill, dopodiché mercoledì invece ci sarà Opinioni Pericolose e un'opinione pericolosa riguarderà il miglior Batman, quindi qui su Twitch come al solito alle 21:30. Capito. Dopodiché come? Capito, il miglior Batman. È il miglior Batman, vero? Venerdì c'è di nuovo Editing and Chill, ragazzi. Sempre di pomeriggio. Non ci stanchiamo mai di farvi vedere come si vedono le cose. E domenica ci sarà come al solito il Quasi Quiz. Mentre YouTube, questo venerdì esce il nuovo Come Cazzo Hanno Fatto su Psycho, Transformers e Le Cronache di Narnia. Quindi, ragazzi, l'hai detto, preparatevi questo venerdì. Io non lo volevo dire, l'hai detto. E l'ho detto, scusa, ma Giacomo me l'ha scritto, quindi lo posso dire. Ufficialmente lo posso dire. Detto questo, vi ricordo che sia io che Giovanni abbiamo un canale Twitch, ci trovate a Punto Esclamativo Mauro e Punto Esclamativo Giovanni. E Giovanni è praticamente sempre live. Sì, ma infatti ci vado adesso, però, ragazzi, un'oretta proprio, giusto per farci due chiacchiere e poi ce andiamo a dormire. E io invece me ne vado a dormire, che domani mattina ce la sveglia alle 6:30. Bravo. Quindi vi saluto. Ragazzoli, 5 minuti, io vado sul mio canale Esclamativo Giovanni, trovate il link, salutiamo Mauro e basta, suo canale 000 skills, punto esclamativo Mauro. Detto questo, buonanotte e basta, tra poco per noi. Ciao, 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 ciao. Ciao ragazzi.